proseguiamo. Signor Pubblico Ministero. Dottore, la domanda è questa. Ci vuole spiegare il perché fu stabilito, richiesta una nuova perquisizione che fu fatta poi coi mezzi che hanno portato a un verbale relativo a un'attività di più di 10 giorni? Ci vuole spiegare come mai si prese questo tipo di indirizzo nell'indagine e ci vuole spiegare come fu effettuata e cosa fu trovato. La Corte ha a disposizione il filmato che fu messo negli atti del processo immediatamente dopo il ritrovamento di quel proiettile e quindi lei può utilizzare, dopo il racconto, nella fase che lei ritiene opportuna, quel filmato relativo all'attività di quel giorno in cui fu trovato il proiettile. Vorrei che lei spiegasse come mai fu effettuata questa nuova perquisizione. Beh, i motivi sono diversi. Innanzitutto non ero soddisfatto delle precedenti perquisizioni. Ho detto nel corso dell'altra testimonianza che gli strumenti a disposizione non erano rispondenti, secondo me, allo scopo. Nei mesi che seguirono quell'ultima perquisizione, avevo cercato se in giro per l'Italia si potesse rintracciare un qualche apparato, una qualche apparecchiatura che ci consentisse di essere più certi nella ricerca, e l'avevamo trovata. Per quanto riguarda le motivazioni che hanno dato luogo poi alla nostra richiesta di perquisizione, di quella perquisizione, le motivazioni sono diverse. Innanzitutto c'era una serie di movimenti, di attività dell'imputato che non si spiegavano, insomma, c'erano delle relazioni fatte dagli agenti che io avevo di volta in volta inviato sul posto in un punto d'osservazione che avevo individuato precedentemente, che mi riferivano di ricerche nell'orto. Ricerche lei in grado assidue. Ecco, l'ha individuato questo punto che dicevano gli agenti, lei che conosce anche l'orto, perché i testi che hanno visto questa attività, non essendo mai andati nell'orto, no, almeno così ci hanno detto, non sono in grado di identificare il punto. Lei, servendosi di uno schizzo o descrivendolo, sì, lei... Sì, posso anche fare un disegno, che forse... Forse il disegno è quello che rende meglio l'idea, ma in ogni caso il punto esatto era in prossimità di una catasta di tegole che era addossata alla parete posteriore dell'abitazione di via Sonnino 28. Catasta di tegole che era piuttosto alta, tant'è vero che nel filmato che poi avevamo fatto nel 1990 per futura memoria, per ricordo dei luoghi, rammento perfettamente che dall'interno dell'abitazione di via Sonnino 28, quando filmammo l'esterno attraverso la finestra che affacciava sull'orto, si vedeva la sommità di questa catasta di tegole. La catasta di tegole si trovava quindi addossata a questo muro e praticamente lasciava poco spazio, cioè c'era un piccolo tratto di terra prima di arrivare a uno dei... c'è un sentierino interno all'orto, delimitato da travetti di cemento usati per il sostegno delle viti normalmente. Ecco, era in prossimità di questa catasta di tegole. È esattamente quello il punto in cui il Pacciani stava cercando. Comunque, sono state scattate delle fotografie in ogni caso non ho problemi a fare uno schizzo, se la Corte lo richiede, io posso, ricordo perfettamente i luoghi. Forse è opportuno far fare al dottor Perugini lo schizzo perché possa la Corte capire esattamente. Lei è in grado di farlo? Beh, molto rozzamente, sì. Ma è talmente semplice perché sono 4 righe, insomma, credo. Glielo facciamo fare e poi ce lo mostra. Non lo fa ora subito. Bene, ce lo comunque in ogni caso, ecco, facciamo, tanto per dare a voi un'immagine il più possibile aderente a quello che era lo stato dei luoghi.
dal corridoio che attraverso il quale si accede all'orto e quindi alla casa del civico 30, corridoio che costeggia l'abitazione di via Sonnino 28, c'è un vialetto di fronte che è per l'appunto quello che va alla casa del civico 30, un vialetto non molto lungo, piuttosto breve. Con la terra? No, questo è cementato. Sulla destra, immediatamente sulla destra, inizia l'orto. E orto che è recintato e che ha, nella parte che costeggia i muri dell'abitazione del civico 30 e le sue pertinenze, quindi magazzino e legnaia, ha un vialettino che corre tutto intorno e che era separato da una rete metallica. Sull'angolo che affaccia sul vialetto e in prossimità dell'ingresso dell'abitazione del civico 30 c'era l'ingresso all'orto. Questo delimitato, ecco, un ingresso all'orto che era delimitato da questi travetti di cemento e che arrivava fino in fondo. Ora, ricordo perfettamente lo stato dei luoghi e ricordo che il punto in cui, dopo aver visto le fotografie, insomma, individuai che il teste si chinava, insomma, stava il bacciante chinato, posso dire. Io non ho notato, non ho visto l'attività di osservazione, quella non la riprendemmo con la telecamera, ma fu fotografato, individuammo il luogo. Sì, perfettamente il punto, insomma, ecco. È in questo vialetto. È questo vialetto. Sento, cioè, in prossimità fra il confine di destra entrando nell'orto e la catasta di lei Deco. Ricorda se in quel periodo al momento della scarcerazione del Pacciani lei era stato in quella casa? In quei giorni, in quel periodo è stato in quella casa? Sì, certo. Lei ha visto se c'era in quel punto o lì nei pressi una cascia di un paio di metri che impediva il passaggio? Non mi risulta proprio e non mi risulta neanche, cioè anche dalla fotografia si vede che non c'era. Io non so distinguere un albero dall'altro, però mi pare che l'unico... Un albero che impedisse il passaggio? Terreno era perfettamente allora sgombro. Vogliamo raccontare il perché si addivenne a il terreno era perfettamente sgombro e compatto, così come l'avevamo lasciato noi nel 90. Era non avevate fatto buche nel 90, perché no. L'imputato ha detto ora che lui si è messo lì a ricoprire no, le buche io del nella... 90. Beh, l'imputato dice molte cose che non sì sì ma io verità. Vorrei quello che come lei dire, c'è stato il maresciallo Frillici ed io, come ho detto nell'altra posizione, togliemmo un po' di terriccio superficiale nel 90, lì dove suonava il metal detector, ma era un punto totalmente diverso da quello, direi nel punto opposto, quasi dalla parte della casa da cui effettuammo l'osservazione. Bene. O meglio, allora passiamo a descrivere perché si fece questa perquisizione nuova e in cosa è consistita e cosa è stata trovata. Un racconto lungo, lei ce lo sintetizza. Va bene, la richiesta di perquisizione, forse se potessi averla mi aiuterebbe un pochino. Le motivazioni furono diverse. Insomma, innanzitutto qua ci trovavamo con un indagato che non ci diceva, cioè mentiva su alcuni punti fondamentali, alcuni punti anche banali. Era un suo diritto farlo, ma dico, perché noi ci ponevamo il problema del perché lui mentisse su cose ininfluenti. Sì, anche sui dati più banali. Ci trovavamo ad aver acquisito una certa quantità di materiale e documentale e testimoniale che ce lo rendevano sospetto, insomma, ce l'avevano reso piuttosto sospetto. Insomma, volevamo toglierci il dente, insomma, è lui o non è lui. Questo è sostanzialmente il dato fondamentale, è questo. Ora, una perquisizione, contrariamente a quanto si pensa, ecco, è fatta non soltanto per provare la colpevolezza di una persona, ma è mirata anche a verificarne la estraneità. La perquisizione tende a rilevare dei dati certi o più possibile certi
che ci diano una risposta ai tanti quesiti che un investigatore si pone. Ora, Facciani per esempio, come personaggio, è uno che nel corso della nostra conoscenza, è uno che è abituato a non sprecare fiato, parla molto, scrive molto, ma non spreca fiato, normalmente non dice mai cose inutili. E la mia sensazione, non solo la mia credo, è che lui miri sempre a mettere la mano avanti per non cadere indietro. Nel corso di una valutazione che sua, io, scusi Presidente, ho parlato di questo. Sì, io credo di essere privo di voce, qualcuno me l'ha detto. No, avvocato. No, ce l'ho. L'è tornata. Beh, in ogni caso, naturalmente, a quanto una persona dice, uno dà la rilevanza parole hanno. E, per esempio, una precedente conversazione mi aveva messo anche una pulce nell'orecchio dicendo, ma sono venuti a trovarmi Don Cuba con due, uno doveva fare un monte d'anni, tale Ciuccia Mosche, un altro, insomma, gente che... Dice, se mi avessero messo un gingillo nell'orto. E questo era una cosa che continuava a frullarmi nel cervello. Inoltre questo tipo di dubbio. Quindi comunque lei fu uno dei motivi per cui facesse... Fu uno dei tanti motivi. E poi naturalmente c'erano delle frasi colte nel corso dell'attività di intercettazione che ci apparivano. Ecco, queste stesse affermazioni del gingillo le avete sentite nelle intercettazioni ambientali? Certamente, sono riportate. Sono nelle intercettazioni trascritte. Fermi un attimo, scusate. Ecco, mi pare che ci sia qualcosa che non è molto grave. E vorrei sapere cosa. Comunque voglio dire, è tutto minuziosamente esposto nella richiesta di perquisizione che noi inoltrammo. Signori, era nell'intercettazione ambientale questa affermazione fatta, che ha motivato ha solo motivato la vostra perquisizione. Nel brogliaccio. Oh, premetto che la richiesta non nelle intercettazioni trascritte, non nel brogliaccio, nella trascrizione che sentiamo oggi. Signori. Premetto che molto nella diversa da... Posso andare avanti? Forse la Corte ha bisogno di... Comunque ritengo che sia importante rivedere la richiesta di perquisizione che io feci. Un attimo solo, scusi dottor Perugini, un attimo. Sì, scusi. Ma mi casca tutto. Cerchiamo di fare il possibile per impedire. Ma mi casca tutto. Microspia. C'è il problema, capito, di vedere Presidente, mi scusi, ho chiesto può riferire su se e perché hanno fatto la perquisizione. Lui ci spiega perché non è assolutamente influente ai fini della utilizzabilità di queste dichiarazioni. No, però può esserlo quando lui riferisce su certe specifiche. È nell'intercettazione ambientale, signori, questo dato. Loro lo hanno a portata di mano. Tutto questo dato. Ma io sta parlando per l'appunto con un funzionario di polizia giudiziaria. Chiedo scusa, il quale ha sentito questo fatto nell'intercettazione ambientale che è a disposizione della Corte, il fatto che ha riferito ora. Bene? Lo credo bene che l'abbia sentito pubblicamente. Sì, ma io dico circa lì. Ne era bene a conoscenza.
l'utilizzabilità ai fini del motivare la perquisizione. Signor Presidente, io... Questa parte che riferisce quelle specifiche circostanze, eccetera, se non vi sono questioni sul punto, ma credo che effettivamente la deposizione del dottor Perugini sia inutilizzabile. Bene. Noi inutilizzabile sul fatto delle dichiarazioni che ha fatto. Signori l'imputato. Avvocati, avete qualcosa da eccepire? Lui la Corte di questo non ne può tenere. So che c'è agli atti tutto quanto. E quindi anche la relativa ambientale. E anche la relativa trascrizione. Quindi se c'è la trascrizione abbiamo intercettato l'imputato, non certo. Bene. D'accordo? E avete trascritto altre cose. Lo diceva a terzi, non lo diceva a un funzionario di polizia, quindi è pacifico il dato. Dottore, può lasciare questo argomento? Abbandono questo, in ogni caso c'è una non richiesta. C'è nessun problema. No. Nessun problema. C'è vuole, una richiesta di vuole divenire... Posso solo dire quello che stava dicendo, che precisaci soltanto che dal tenore delle dichiarazioni, della conversazione poteva essere stato indotto a noi... in sospetto. E lui è stato indotto in sospetto, ha voluto controllare con la perquisizione. Andiamo c'erano avanti. C'erano inoltre, voglio dire, c'erano altri punti dei quali non parlo, ma c'è precisato puntualmente perché ho fatto... Nel provvedimento di richiesta che hai... Nella richiesta che e nel provvedimento pagine. Del PM che è agli atti. Prego, andiamo avanti in questa perquisizione. Va bene, quindi premetto che la richiesta di perquisizione la stesi... il giorno stesso in cui l'imputato fu condannato per la detenzione di armi. Ecco, quello era un altro. Questo è un dato storico. Beh, insomma, in ogni caso il dato fondamentale era che noi cercavamo una pistola, cercavamo e non avevamo trovato. Naturalmente tutte quelle che erano cose che sono uscite fuori nel corso della precedente testimonianza non avevano nessuna... cioè, consideravamo per quello che potevano valere, non avevano quindi nessuna qualità indiziante, era soltanto materiale. Vogliamo arrivare a questa perquisizione? Alla perquisizione, quindi come fu fatta, cosa ebbe ad oggetto innanzitutto e chi la eseguì, con quali mezzi? Cioè, il verbale lo può usare, penso la Corte l'aiuterà, l'autorizzerà. È un lunghissimo verbale. Innanzitutto, in quali furono i luoghi, chi eravate, come fu organizzata e come fu eseguita, quali furono gli esiti. La perquisizione fu effettuata nei soliti luoghi, le tre abitazioni di Pacciani, nelle pertinenze di queste abitazioni, nell'orto, la estendemmo in alcuni punti esterni alle abitazioni, nei quali in passato più o meno recente ci risultava che l'indagato si fosse recato o svolgesse ivi attività, e quindi decidemmo un criterio, una modalità operativa che doveva essere particolarmente minuziosa, che comportava l'impiego, per non arrivare alla distruzione, delle strutture murarie, probabilmente l'unica che forse ci avrebbe levato dei dubbi, ma insomma dovevamo cercare con i mezzi più adeguati di verificare se i tetti, siccome l'imputato ha anche fatto il muratore tra le altre cose, se in tetti, pavimenti, soffitti fosse stato nascosto qualcosa oltre che nell'orto naturalmente, e quindi chiedemmo l'ausilio di un tecnico, un ingegnere che gestisce una ditta Editech che si occupa di rilevazioni di dipinti, di affreschi. All'epoca stavo lavorando sulla cupola di Santa Maria del Fiore. Vabbè, vi dette una mano questo ingegnere? Ci diede una mano, allora... ci mise a disposizione, cerco di essere più puntuale possibile, se... Prego. Ma purtroppo il brodo non si può restringere più di tanto.
ci mise a disposizione un'apparecchiatura che si chiama termografo ad azoto liquido, che serve a individuare discontinuità nei muri, nelle connessioni murarie. L'aria che è contenuta in cavità delle mura normalmente conserva il calore più a lungo, per cui è facile rilevare la presenza di discontinuità. Ci servimo mi oppongo perché questa è una sorta di perizia, chiedo scusa, ci deve dire. Sta spiegando il mezzo usato. Sta spiegando che cosa? Sta spiegando il mezzo usato. Questa era la domanda. Non è una perizia. Ha speso un usato questo mezzo, punto e basta. Termografo ha dato il termografo. È bene che ci spieghi. Ci spiega a cosa serviva, che se no. Cos'è, come funziona, a cosa serve altrimenti. Non ho usato soltanto quel mezzo, ci servimmo anche dei raggi UV che servono a evidenziare interventi murali diversi su, insomma, e che possono essere applicati anche ai metalli. E ci servimmo anche di due metal detector che io definisco promiscui, ma che servono in realtà a percepire la presenza di metalli, comunque essi siano, quindi non soltanto composti ferrosi, intendo, anche non ferrosi. Non ferrosi, intendo piombo, rame, ottone. Questo per quanto riguarda il dato tecnico. Ritenemmo che poi non potessimo, noi eravamo pochi, anche con la collaborazione dei carabinieri con i quali abbiamo condotto questa indagine fin dall'inizio, non che ci fosse un obbligo di collaborazione, ma c'era un'opportunità nel farlo, e eravamo comunque pochi e non disponevamo dell'attrezzatura sufficiente. Allora individuammo nei vigili del fuoco le persone più adatte a fare questi lavori, a gestire la perquisizione materialmente sotto le nostre indicazioni, furono loro che prevalentemente infatti effettuarono la ricerca dietro nostre indicazioni. Durante la perquisizione che comportava ovviamente stress, che si prevedeva lunga, non quanto poi durò, ma insomma si prevedeva comunque abbastanza lunga in considerazione del fatto che l'imputato era stato vittima di un attacco cardiaco nel passato, che anche se a quanto risultava a noi non aveva reso invalido, però dovevamo usare questa precauzione, incaricammo un cardiologo, uno specialista in cardiologia, di assisterci durante la perquisizione per ogni evenienza. Andiamo all'oggetto. Questo per quanto riguarda il personale che partecipò materialmente alla perquisizione. Furono i carabinieri del ROS, furono i carabinieri della stazione di San Casciano, esponenti della SAM e della Criminal Pol di Firenze, e i ragazzi del Centro Nazionale della Criminal Pol non parteciparono alla perquisizione perché non avevano questa funzione. Poi ci furono il reparto mobile della Polizia di Stato, che però aveva esclusivamente una funzione di sorveglianza, nel senso che tenevano a bada i curiosi, bloccavano l'accesso. Le persone che hanno operato sono descritte nel verbale con nome e cognome e qualifica. Esatto. Allora vediamo l'oggetto, come inizia e cosa, quali sono i luoghi che avete perquisito, magari se ci può fare una sintesi dei luoghi e cos'è che avete sequestrato. Vorrei essere il più preciso possibile. Comunque. Mi sembra che il verbale è fatto giorno giorno, lei dovrebbe essere così cortese da farcene una sintesi usando il verbale come memoria. L'atto di polizia giudiziaria ha riguardato le abitazioni, i luoghi e il veicolo, all'epoca era la Ford Fiesta, nella disponibilità della persona indagata, quindi seguito specificato. E quindi elenco tutte le abitazioni e indico il veicolo. Le abitazioni sono tre, quindi con le pertinenze e quello. Esatto. Luogo aperto, posto in località mercatale, recintato, retrostante l'edificio adibito a casa del popolo. Rimaniamo, dottore, alle sole abitazioni. Tralasciamo i luoghi esterni che non hanno portato a sequestri considerevoli. Vediamo solo le tre abitazioni e l'orto. Allora, l'atto di PG, ebbene anche questa è una modalità.
importante. La macchina fotografica è uno strumento indispensabile, utilissimo, però non ci dà l'idea complessiva, normalmente non ci dà l'idea complessiva dei luoghi nella dinamica. Noi avevamo tutto l'interesse a che nessun particolare importante fosse trascurato. Ora, la macchina da ripresa ci dava la possibilità di capire se un oggetto che era lì prima che iniziassimo la perquisizione era stato successivamente spostato, come, perché, da chi, e questo era molto importante a mio avviso. Quindi filmaste? Filmammo accuratamente tutti i luoghi fin dal primo momento, e fu la prima attività che noi svolgemmo. Filmammo tutti i luoghi che avremmo dovuto perquisire nel dettaglio, questo prima di iniziare la perquisizione. Se la Corte riterrà opportuno, sono a disposizione. Filmammo alla fine della perquisizione anche, li firmammo di nuovo alla fine della perquisizione con l'ausilio dell'imputato, il quale ci indicò anche ai fini del ripristino dei luoghi stessi, con l'assistenza dell'imputato che nella circostanza ebbe modo di dire, e videofilmato anche questo, i punti che erano stati deteriorati. Veniamo ai reperimenti. Devo aggiungere anche, ecco, io ho parlato di abitazioni, fu perquisito a fondo anche il corridoio, anche il gabinetto che era nel corridoio che unisce le due abitazioni, i due spazi aperti di via Sonnino. Via Sonnino. Furono svuotati anche i pozzi neri, i pozzetti, insomma fu fatto un lavoro piuttosto meticoloso che credo sia, non parliamo dei tetti, dei soppalchi. La tecnica utilizzata fu questa: dopo la filmatura individuammo i luoghi da perquisire, premetto che non ci disperdemmo. Io avevo dato disposizione che ogni luogo fosse perquisito singolarmente e solo quel luogo, in maniera che non ci fossero poi confusioni, ho trovato questo, ho trovato quell'altro. Ogni luogo era presente l'imputato? Ovviamente, era presente l'imputato, saltuariamente anche i suoi avvocati di fiducia, familiari. I familiari naturalmente, no, c'era l'avvocato Renzo Ventura, l'avvocato Fioravanti. In ogni caso l'imputato, non solo, ma avevamo uno o più uomini a turno che avevano il compito non soltanto di notare le reazioni dell'imputato alla perquisizione, ma avevano il compito di fare in modo di richiamare l'attenzione dell'imputato sulla perquisizione che si andava svolgendo, in maniera che non si distraesse mai. Che potesse dire la sua, insomma. Che potesse dire la sua, ma soprattutto si dovevano dire quando l'imputato si distraeva per fare, qualche volta lo ha fatto, raccattare pezzi, si diceva no, stia attento, guardi gli uomini che stanno perquisendo. Vabbè. Anche di questo lo avete invitato a essere vigile. Esatto. Allora, il primo giorno, dopo le formalità d'uso, abbiamo cominciato alle 9.30 a perquisire le pertinenze. Allora, la perquisizione delle pertinenze si è svolta in questo modo. La tecnica è stata questa. Dopo la filmatura sono state svuotate, parlo progressivamente, tutte insieme sono state svuotate del loro contenuto. Dopodiché sono state filmate vuote, dopodiché si è proceduto all'applicazione degli strumenti metal detector termovisore ad azoto liquido e i metal detector promiscui, oltre alla ricerca manuale che veniva effettuata sempre dai vigili del fuoco. Una volta fatto questo si individuavano i punti su cui procedere all'approfondimento, quindi contrassegnati con croci o segni con gesso, e sui quali poi si contava di operare in tempi immediatamente successivi. Naturalmente le cose che venivano portate fuori venivano controllate, osservate, ecco, e perquisite. E quelle di interesse sequestrate, tant'è che c'è un verbale di sequestro. Quelle di interesse sequestrate, naturalmente. Poi avevamo diviso, per i motivi che ho esposto prima, l'orto richiamava particolarmente la nostra attenzione, perché ci sembrava che l'imputato all'orto ponesse proprio un particolare
una particolare attenzione. E allora avevo deciso di delimitare le zone per quadranti. Quindi i quadranti dell'orto, cioè la terra dell'orto, fu divisa in quadranti e si operò per ogni quadrante secondo questa tecnica. Innanzitutto togliemmo la recinzione della rete metallica che cintava l'orto, questo per evitare che i metal detector impazzissero o fossero influenzati da presenze metalliche diverse da quelle che interessavano noi. Poi si cominciò a fare un primo setacciamento del terreno superficiale. Quando parlo di setacciamento intendo proprio setacciamento con setacci. La terra veniva messa da una parte. Facemmo così per tutta l'estensione dell'orto. Poi cominciamo ad approfondire le ricerche nel terreno e quindi cominciarono i lavori di scavo veri e propri servendoci di un compressore. Tutto questo era motivato da quelle due relazioni di quei ragazzi? Anche da quelle relazioni di quei due ragazzi. Ma in ogni caso, ecco, un'altra cosa che fu fatta è che man mano che si procedeva, l'orto che aveva un vialetto interno che correva per tutta la lunghezza, furono tolti anche i travetti di cemento e messi da una parte. Mi ricordo che nella circostanza i vigili del fuoco che operavano con una leva su uno dei travetti, che poi è quello in uno dei cui tronconi fu trovato il famoso proiettile, e lo spezzarono. Si ricorda che giorno avvenne? Lo avete indicato nel verbale? Cioè, prima del rinvenimento, il giorno prima, la rimozione dei paletti, a leggere il verbale, è il giorno precedente. Esatto. Allora, sono stati trovati il 29 la rimozione dei paletti. No, questo si era spezzato in precedenza. Benissimo. No, ricordo bene il particolare perché l'imputato si infuriò per questo motivo. Per questo danno? Per questo danno. E disse: mi avete rotto un paletto. Attenzione, mi avete rotto un paletto. E quindi procedemmo con questa attività. Noi siamo arrivati alla profondità di circa un metro e mezzo, credo, ma adesso non ricordo esattamente. La profondità decisivo quando smettere, perché non era più il caso, anche perché alla profondità dello scavo della terra andava aggiunto la sensibilità dei metal detector che percepivano presenze ferrose. Quindi a quel punto si scavò soltanto oltre nei punti in cui il metal detector percepiva. Fu un'impresa piuttosto improba, anche perché trovammo migliaia di bollette metalliche, quelle che si usano per fare le cassette della frutta, che evidentemente saranno state bruciate nella cucina economica e la cenere nel terreno. Comunque trovammo una quantità inverosimile di queste bollette. Il setacciamento avveniva anche per questo motivo, per depurare di tutti i frammenti metallici non di interesse e la superficie da verificare. Il primo giorno e il secondo giorno non trovammo assolutamente nulla, per quanto ricordo io. Il terzo giorno, che se non vado errato era mercoledì 29, siccome, come ho detto, l'attività di setacciamento, è inutile che legga, tanto mi ricordo a memoria, l'attività di setacciamento dell'orto era agevolata dal terriccio secco, però il cielo prometteva pioggia e anzi era già cominciato a piovere, a fare qualche goccia. Diedi disposizione di coprire la parte aperta, cioè di coprire l'orto con una tettoia, c'era una tettoia di materiale plastico ondulato, e poi coprimmo tutto il resto, la restante parte dell'orto, con delle plastiche. Questo serviva perché già la perquisizione doveva essere accurata e andava a rilento. Se poi avessimo dovuto non più setacciare ma grattugiare la terra che scavavamo fuori il garage di Pacciani, naturalmente quando noi ci allontavamo dal posto della ricerca ci portavamo appresso o l'imputato o un suo difensore o tutti e due.
durante la ricerca nel garage, questo era per accelerare i tempi, durante la ricerca del garage dell'imputato abbiamo fatto più o meno lo stesso discorso, svuotamento dei locali, ricerca manuale con i metal detector, ricerca manuale tradizionale, delimitazione dei punti di interesse, quindi dove i metal detector squillavano. Nel pomeriggio, vado al succo, nel pomeriggio alle 17.45, mi ricordo bene l'ora perché ne presi nota, noi avevamo già ripreso, noi, i vigili del fuoco avevano già ripreso gli scavi nell'orto, c'era della terra soffice ammucchiata da una parte e i vigili avevano disposto quei due tronconi del paletto di cemento armato, uno accanto all'altro per farne un passaggio per evitare di affondare nella terra morbida. Mi ricordo che io mi trovavo nel fondo dell'orto dove si svolgevano in quel momento le ricerche e dovevo decidere se far proseguire gli scavi ancora o se procedere ad altro luogo, visto che il terreno era abbastanza umido. Tornai indietro e la tettoia era bassa, eravamo, mi pare che accanto a me ci fosse il maresciallo Frillici, c'era un operatore della polizia scientifica, però non ricordo il nome. Il tempo era leggermente migliorato, c'era luce, anche se era tardi, era al crepuscolo, e quindi io mi abbassai per non sbattere la testa nel contro la tettoia, vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. Chi c'era con lei ha detto Frillici? Mi pare di ricordare che c'era Frillici e mi pare di ricordare che c'era certamente questo operatore della scientifica che era accanto a me. Operatore con la cinepresa? Con la cinepresa. E quindi, siccome io non ci vedo molto bene, e gli dissi, guarda un attimino, insomma, e lui disse, dottore, mi sembra che si possa trattare di qualcosa che luce di una munizione, insomma, di una cartuccia. Allora bloccai le operazioni e cominciai a dire disposizione di filmare il tutto. Prima di fare qualsiasi altra cosa, feci ricoprire questi due tronchetti di cemento con un telo di plastica e no, poi l'operatore si inginocchiò e vide che effettivamente poteva essere una cartuccia. Ricorda chi era questo operatore? No, non me lo ricordo, però era uno di quelli della telecamera. Era uno di quelli. Quello che aveva la telecamera quel giorno o ce n'era più di uno? Ce n'era più di uno. E quindi uscì dalla casa per fare una telefonata al PM, dottor Vigna, quale dissi, forse abbiamo trovato qualcosa. Mi disse che, dico, potrebbe essere un proiettile piccolo. Disse, beh, allora tiratelo fuori. Facemmo portare i due paletti di cemento su un tavolino e lì procedemmo all'estrazione. Fui io stesso a procedere all'estrazione con un paio di pinzette che avevo in un coltello multiuso che portavo al fianco in quei giorni. In quella circostanza che ci ricordammo una cosa, dunque devo premettere che non avevamo passato il metal detector sui paletti di cemento, perché i paletti di cemento erano armati. Poi ce l'aveva detto anche l'imputato, anzi mi ricordo, e vicino a me in quella circostanza c'era il capitano Scriccia che ci disse, se passate il metal detector su quelli suonano in continuazione perché sono attraversati da quattro fili di ferro che li percorrono in tutta la lunghezza. Io diciamo che nella circostanza, lui ce lo disse qualche tempo prima, insomma, non ci feci caso, però questa frase ce la ricordammo dopo. E poi mi ricordo che mentre ancora non avevamo toccato i
Spalletti, ma lui che era vicino, lui intendo il Bacciani, che era vicino, si era accorto perfettamente di qualcosa aveva attratto il nostro interesse e disse: o che gli è? Dice: una cocciniglia, e saranno velenose. Non riferiamo, questa è una frase innocente. Quindi. Innocente. Però non riferiamo in genere, dottore, le parole del Bacciani. Allora non le riferisco. Sono nel filmato, Presidente, a disposizione della Corte, quindi che questa si vogliano frase. Riferire o no, ci sono negli atti della Corte, e quindi se il test ce lo dice fa una cosa in più, ma sono già... In realtà disse anche un'altra cosa, ma non lo posso dire. L'articolo 62. Sì, Presidente, sono lì, non sono utilizzabili, il test lo sa, gliel'abbiamo già detto, si vede, impediamogli di parlare. Frase non sconvolge chiedo nessuno. Scusa. Non sconvolge nessuno, non è utilizzabile, comunque, non è utilizzabile, lo sappiamo tutti, però è un dato di fatto, si vede. La casseremo dal verbo. La toglieremo. Il test la ricorda e ce l'ha ridetto. Comunque, estrassi, e questa operazione la facemmo di fronte all'imputato naturalmente, estrassi, era già venuta sera, quindi usammo i riflettori per riprendere tutta questo grumo di terra che imbozzolava questo, vedemmo che era effettivamente un proiettile e che era un proiettile calibro 22. Un proiettile, una cartuccia. In realtà non sapevamo se fosse una cartuccia o se fosse un bossolo, perché era inglobato nel terreno. Io speravo che fosse un bossolo, invece fu una cartuccia. In ogni caso, ripulimmo con molta cautela il fondello di questa cartuccia e vedemmo che c'era la lettera H. Poi la ripulitura più adeguata fu fatta con gli ultrasuoni nel gabinetto regionale di polizia poi scientifica. È stata fatta una perizia, quindi abbiamo tutte le foto, le vedremo a suo tempo. Questo è quanto, diciamo. Poi perquisimmo nei giorni successivi, fu filmato, vogliamo vedere il pezzetto. È stato filmato tutto questo pezzetto relativo al ritrovamento, Presidente. Vabbè, se vediamo. Lei crede, o lo vediamo dopo? No, vediamo. Sono le 1:20, mi sembra duri un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Possiamo vedere l'inizio, perché poi non è che... La parte relativa al racconto per... Va bene. Mettiamolo in linea. Vigili del fuoco che sollevano... Allora guardiamo. Quelli sono i vigili del fuoco che sollevano i due tronconi. Erano quelli che stavano lavorando in quel momento nell'orto e che sospesero l'attività per fare questo. Ovviamente a questo punto... Era già stato notato questo proiettile. Sì, però ci sono le cassette precedenti che riportano tutto il resto. Ci sono un certo numero di cassette filmate e c'è tutto. Ci sono 14 giorni di cassette filmate dettagliate. Il GIP ha ritenuto di mettere solo queste, Presidente. Le altre sono tutte a disposizione. Ecco. Tornare indietro vuole dire. Allora torniamo indietro all'inizio, Presidente. Vogliamo tornare indietro? Torniamo indietro, tanto è mezzo minuto di proiezione. Non c'è. Ma per vedere il va bene. Ma qui non c'è, si vede prima nelle cassette precedenti, avvocato. Ci sono tutte le fotografie. Comunque le cassette sono a disposizione. In realtà non avremmo dovuto trovarlo questo, non con i mezzi convenzionali, nonostante tutti i sofisticati apparecchi. Mi sono fatto dare una busta per reperti dalla polizia scientifica. Cerco di estrarre senza... La terra è molto dura, compatta, e infatti faccio una certa fatica. Piano piano, eh? Era molto lungo. Si può fare un rallentatore, credo.
Sì, si può fare. No, 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 ma un istante prima. C'è la cassetta, avvocato. E forse sì. Avete le cassette a disposizione. Si vede nel... Lo vedete anche adesso. Foto, come lei sa. No, prima di questo. Adesso sto prendendo dei campioni di terreno perché un altro accertamento che doveva essere fatto era quella dell'omogeneità della terra che rivestiva, che imbossolava il proiettile con quello della terra della cavità, quella che riempiva la cavità. Adesso procediamo a raccogliere, dopo aver raccolto gli strati immediatamente vicini, insomma, agli strati di terra del proiettile, procediamo alla rimozione della terra che è contenuta in quel foro. Premetto che i fori attraversano da una parte all'altra e sono entrambi, sono tutti pieni di terra compatta, come si vede faccio una certa fatica. Piccolo il foro. Non c'è difficoltà a misurarlo, all'epoca non lo feci e credo che dopo non sia stato fatto, ma non c'è problemi a misurarlo dopo. Un centimetro e 80 per 2. Sono in sequestro, no? Sono sì, in sequestro. Piccolo. Posso anticipare anche quali furono le operazioni che facemmo dopo. Dico facemmo perché io feci soltanto questo per far vedere a chi avrebbe dovuto operare come intendevo che si facesse quel tipo di raccolta. Presidente, ci interesserebbero le operazioni poco prima, non quelle dopo. Presidente, sono a loro disposizione, ce ne sono 14 cassette. Scelgano pure, sono tutte elencate e noi le vogliamo vedere tutte e 14. E qui viene il bello. E qui viene il bello. Vedete? Dico, faccio molta attenzione nell'usare quelle pinzette per un motivo, perché nell'ipotesi che il proiettile recasse delle tracce, percussione, estrazione, insomma, recasse delle tracce, non volevamo aggiungere tracce noi con la nostra attività. Ecco il luccichio, avvocato. Lo vede il luccichio? Lo vede? Questo era già fuori. Ci sono le foto del prima. Ci sono le foto del prima. Quando è lì dentro bisogna vedere. Oh, premetto che l'operatore aveva il compito di filmare i lavori in corso. Non certo, gli altri. Materialmente, dottore, ci dica piuttosto a vedere questo. Fui io. A notare questo. L'ho detto prima, io vidi questo scintillio, non capivo di che si trattasse, mi parte che potesse essere. Scusi, c'era luce artificiale in quel momento? In quel momento sì, ma prima no, prima era il crepuscolo. Era uscito fuori un po' di sole, insomma, c'era un po' di luce. Chiesi all'operatore di guardare anche lui. Cioè io non ci vedo, ecco, non particolarmente. Comunque non c'è problemi, ho annotato tutto, è tutto nel verbale di perquisizione, ho raccontato i giorni. Si
ovviamente sono fatte prima di questa operazione qua, cosa si vede? Non lo so, perché lei ha le foto in noi. Sono nel dibattimento, le ho prese un attimo, forse sono doppie. Non io le cercavo. Una cosa. Se lei crede, vogliamo farle vedere al dottor Perugini e poi magari ce le riguardiamo anche noi. Mi sembra che dalla porta si veda. Adesso stiamo svuotando i paletti. Che le proiettiamo poi queste foto, grazie, va bene? Grazie. Con la didascalia, leggiamo la didascalia. Qui si vede quanto è dura la terra, se non fa. Noi chiamammo i tronconi A e B, poi numerammo i fori. Mettemmo in relazione alla posizione, come giacevano sul terreno quando, mettemmo S, D per indicare destra e sinistra e R per indicare il retro. Se non capisco male, poi li avete vuotati tutti per vedere se... Insomma... Ogni buco, la terra contenuta in ogni buco è stata presa per le eventuali perizie merceologiche, a ogni sacchetto di terra è stato attribuito il numero e il... e la lettera che contraddistinguevano il foro e il paletto. E è tutto in sequestro. Tutto in sequestro. Ci sono, lo ripeto, se la Corte ritiene o se le altre parti, i filmati dei giorni precedenti e della mattina precedente sono a disposizione di chi li volesse vedere. Questo il GIP ha ritenuto di mettere questo filmato qua, che era agli atti ovviamente. Quello è il foro in cui il proiettile stava, il proiettile della cartuccia. Il proiettile è la parte in piombo, cartuccia è il complesso bossolo, proiettile, polvere da sparo. Io non ho problemi su domande, se il Presidente ritiene... Vogliamo di invertire l'onere prima, no, oppure vorrei mostrare le foto. Se siete d'accordo vorrei proiettare, già che ce le abbiamo sotto mano, anche le foto. Sì, grazie, anch'io. Allora finiamo un attimo il filmato, il che è brevissimo. È molto breve il filmato, lo possiamo finire, Presidente. Vabbè, ma qui poi sono cose, no? Volevo domandare all'artista questo palo quant'era alto, quant'era tanto. È il doppio, ecco, vediamo da lì. Era praticamente trovato a metà questo... L'ha spiegato. Poi uniamo le parti per vedere a che punto esattamente si trova il foro e filmiamo anche quello. Non so se è in questa cassetta, ma presumo di sì, oppure in una cassetta successiva. Comunque è un'attività che facciamo naturalmente. Credo che le dimensioni siano state prese, adesso non ho memoria precisa. Sono descritte, insomma, comunque i pali sono ancora in sequestro. Sono ancora in sequestro. Lo possiamo far misurare quando credano. Penso che non serva un collegio di periti per la misurazione del palo. Un paio di metri, sì e no. Si sta setacciando anche quella terra. Operazione che poi ripetemmo per tutti i tronconi di cemento, tutti i paletti di cemento dell'orto, naturalmente quelli che erano pieni di terra. Questi cosa sono, vigili del fuoco che fanno questa operazione? Sì, sì, vede la... E diciamo la maggior parte, questo l'ho detto anche per una questione di risparmio del personale, che i vigili del fuoco si davano turni come squadre, noi eravamo sempre gli stessi, quindi erano i vigili del fuoco che materialmente procedevano prevalentemente alla ricerca. Questa cos'è?
sono altri paletti? No, ecco, vedete A e i numeri. Ah, A1 è dove, A1 è dove è stato trovato il proiettile, poi A2, A3, A4, A5. Insomma, cercavamo di essere precisi. Magari speravate di trovarne un altro. A quel punto speravamo, non speravamo. Io, se devo dire la verità, l'ultima cosa che avrei voluto trovare era un proiettile. Cercava la pistola, lo sappiamo. No, ma sto dicendo, questo è... una pistola. Sto facendo una mia osservazione. Certo, allora non lasciamo l'ultima perdere. Cosa che io avrei voluto trovare era un proiettile, una cartuccia. Un bossolo sì, ma una cartuccia no. All'epoca, ecco, in quel momento noi non eravamo ancora in grado di capire se era... utile all'indagine o meno. No, certamente capivo che avrebbe potuto sollevare una nuvola di sospetti su chi ce l'aveva messo e chi non ce l'aveva messo. E non sapevamo se era individuabile, se era segnato. Quindi non nascondo che quando dopo scoprimmo che era un proiettile segnato, un proiettile che era passato attraverso una pistola... Non lo scoprì lei? No, lo scoprì la polizia scientifica, ma io per molti giorni sono rimasto in angoscia per questo motivo. Dopo quanti giorni? Questo anche per prevenire eventuali osservazioni. Dopo quanti giorni ha saputo lei che poteva essere utile? Oh, parecchi giorni dopo. Quindi voi avete continuato... parecchi giorni dopo, qualche giorno dopo. Quindi voi avete continuato la perquisizione regolarmente? Noi abbiamo continuato la perquisizione regolarmente, anzi, a maggior ragione, se prima eravamo meticolosi e dopo fummo... Quindi quasi... voi continuaste regolarmente perché ancora la scientifica non vi aveva continuammo dato... regolarmente e maniacalmente perché, capito, qualcosa avevamo trovato. Comunque, quindi dicevo... non è che vi fermaste, anzi avete durato una decina di giorni dopo. Dal sì. 29 siete arrivati all'8. Esatto. No, voglio aggiungere una cosa. Quello fu trovato il terzo giorno della perquisizione. Terzo giorno. Posso approfittare? Scusi, stavo facendo domande se lei... Voglio fare un'osservazione. E questo lo dico anche a scanso di osservazioni, illazioni. No, lei faccia, dica solo fatti. Allora, fatti. Voglio dire che ognuno di noi della SAM e del ROS, insomma noi che conosciamo e conoscevamo l'indagine, eravamo da molto tempo. Da quella pistola lì. Io... filmato possiamo interrompere. Sì, Presidente, possiamo sicuramente mettere... Dobbiamo proiettare quelle fotografie. Grazie. Poi ci sono tutte quelle a colori allegate agli elaborati. Comunque queste sono quelle sono a colori. E le vedremo al tempo giusto. Queste sono quelle fatte al momento. Ecco, vogliamo leggere la didascalia? Attimo. È caduta. Insieme alla metà destra del giardino, la freccia indica la sede dei due pilastrini forati in cemento. Vabbè, facciamo vedere l'immagine. Chiediamo la foto successiva. I pilastrini sono là in fondo. Questo è come lo trovaste voi? In particolare dell'orifizio. Questo è stato fotografato prima della rimozione. Il rosso è la cartuccia. Vogliamo allargare un momento il campo di presa? Questo è quello che vide lei praticamente. Sì, esatto. Su quei due tronconi ci avevamo camminato sopra tutto il giorno e rammento in particolare che... ci stava in piedi pure il capitano Scritch, su cui mentre parlavamo. Questo è uno, là, ce n'è un'altra, mi pare. Tanto che poi commentammo insieme il fatto. E quello è... Quindi non è improbabile che la terra che
ricopriva o che aveva ricoperto sia stata rimossa dal nostro pasticciare. Calpestata nella giornata. Questo intendo. Se volete vedere una foto a colori del sì, grazie posto, Presidente. Forse allora rende meglio l'idea il tipo di interramento. All'elaborato della polizia scientifica. Facciamo vedere due o tre di quelli sì, a colori. Sono uguali. Sono a colori, quindi sono più realistiche. È dalla parte opposta, lo scintillio è dalla parte del gobba. Molto pulita non è effettivamente. Se non avesse scintillato non l'avrebbe visto nessuno, avvocato. Si vede il fondello che scintilla, se non sbaglio. Per questo glielo dico io. Quella parte, il metallo. Poi eventualmente si vedrà. Quando parleremo coi periti del... Va bene, queste non interessano. Bene, grazie. Interessano no, no, in un no, secondo no, momento. In un secondo momento. Bene. Devo andare avanti con l'esposizione della metodologia operativa? Grazie, io finirei almeno la, di parlare della perquisizione questa, perché poi ce ne sono due successive, a meno che lei, Presidente, non ritenga di interrompere ora data l'ora. Bene, andiamo avanti ancora un po'. Ah, se vuol fare... domande ai colleghi, noi... Io volevo finire il discorso... Prego, allora se vogliono fare domande ora sul punto io non ho problemi. Va bene, direi così... settorializziamo benissimo, proprio la materia. Prego, io allora, non ho signori domande. Avvocati di parte civile. Io non ho domande. Domande soltanto su questo punto, ovviamente, Presidente. Ecco, dov'erano questi cordoli? Mi sembra che servivano queste longarine di cemento a limitare un vialetto. Sì. Ecco. Questi erano vicini, lontani, e noi non conosciamo purtroppo i posti, dal cancelletto d'ingresso? Cioè, in che senso? Per chi entra nel giardino, mi sembra che ci sia un cancelletto, parlava prima della difesa, più o meno facilmente saltato. Iniziava questa delimitazione del viottolo, interno all'orto, esatto. Quindi, ma rispetto alla strada d'ingresso, lei dice. Esatto, sì. Rispetto alla strada. Un momento, rispetto all'accesso dell'orto? No, della casa. Cioè, per uno che entra nell'orto e apre questo famoso cancelletto, che distanza hanno questi cordoli? Brevissima, iniziano lì. Oh, perfetto. Questo ma non solo, sapere. Chiedo scusa, sì, per certo. Capire, sulla strada, sulla via Sonnino? No, sono nell'orto. Quindi per arrivare alla casa e all'orto rispetto alla via Sonnino c'è da fare un... Certo. Lo spieghi, dottore, perché sennò rimane il dubbio. Noi non possiamo capire... Per allora, la possibile intrusione di terzi. Allora, no. Spieghi. Allora, ecco. Un'altra cosa che è bene che io dica subito. Quotidianamente, quando ogni volta che si sospendevano le operazioni a richiesta dell'imputato perché era stanco, doveva mangiare, doveva dormire, noi ci portavamo all'esterno del civico 28, no aspetti, questo è importante, all'esterno del civico 28, la porta, il cancello esterno d'accesso del civico 28 veniva chiuso e mettevamo un presidio fisso fuori da quello. Non c'entra niente, dottor Perugini, non è questo. La domanda era, penso. È precedente, può essere, questo è un... No. Il cancello sulla via 28 rispetto all'orto, che distanza ha e da dove bisogna passare? E questa è la domanda. La distanza dal cancello? La cancello d'ingresso sulla pubblica via. Non c'è un cancello d'ingresso sulla pubblica allora via. Spieghi come sta. Oh, guardate, via Sonnino, c'è uno scivolo, breve, pochi metri, scalette, c'è un gradino, mi pare, si gira a destra, poi si gira a sinistra, c'è un cunicolo che passa sotto un fabbricato, si accede all'uscita di questo cunicolo sulla destra, e c'è lo spiazzo, chiamiamolo così, il cortiletto, su cui affaccia la porta d'ingresso del civico 28, l'abitazione più piccola. Che distanza c'è
dalla via Sonnino a questo punto qui? E saranno una, che so, una trentina di metri, no, di più, 30-40 metri. Bene. Comunque è un percorso tortuoso. Bene. A sinistra della porta d'ingresso del civico 28. Com'è questa porta d'ingresso? In legno. In legno, ci vuole una chiave? Ci vuole una chiave. Bene. A sinistra della porta d'ingresso del civico 28 c'è un corridoio, o meglio, c'è un cancello che chiude un passaggio, un corridoio coperto. Interno, siamo già all'interno dell'abitazione. Bisognerebbe far vedere le cassette. Siamo prima dell'orto. Siamo prima dell'orto. C'è questo cancello, c'è questo corridoio. Sulla sinistra del corridoio c'è un gabinetto. Questo corridoio non so quanti metri sarà, 8. 5 metri. Quanti metri? 5 metri. L'ha misurato lei? Sì. Grazie. Allora, 5 metri, dopodiché si esce sull'orto. Sull'orto, si esce sulla parte che non è soltanto orto. Di fronte, come prosecuzione naturale di questo corridoio, c'è una strada di cemento, dove sono ubicate due botole che sono le coperture dei pozzi neri. Sulla sinistra c'è un'aiola e sulla destra c'è l'orto, comincia l'orto. L'accesso all'orto è nell'angolo vicino alla strada di cemento, chiamiamo questo viottolo di cemento. Era quello che volevamo sapere, dottore. Ecco. Prima diceva uno se, dei suoi... Se vuole faccio il disegno così si capisce tutti meglio. Lo prepara per oggi pomeriggio. Sarebbe stato utile per schizzo. Sì. Per coloro che non hanno visto... Uno schizzo per oggi pomeriggio lei lo fa, lo appronta. Vi accontenterete di quello che so fare. Ecco io. Bene, noi nel caso poi se non fosse chiaro lo facciamo fare meglio. Lo facciamo fare a Olivares se almeno ci fa qualche mostra. Uno dei suoi collaboratori, posso parlare per avanti, ha detto che dei vicini vedevano quello che faceva il Pacciani nell'orto, quindi avevano una finestra che dà su quest'orto. Evidentemente. Ecco, da questa finestra che lei si possa ricordare, si vede il punto dove è stato ritrovato il... Sì. È visibile? Sì, sì. Non è molto lontano da questa finestra? No, non è lontano da questa finestra. Saranno 8-10 metri, non ho idea. Perfetto. No, era questo che volevo sapere. È visibile. Un'ultima domanda. Questi proiettili ritrovati con l'H, mi sembra se ne sia già parlato, però lei lo saprà certamente... Sono ancora, non oggi, al tempo, erano ancora reperibili al tempo qualche anno prima o erano completamente... No, credo di no, credo che già la Winchester avesse provveduto a contrassegnare le sue cartucce con la W, credo, non sono certo di questo. Quindi non è sicuro se qualcuno ancora poteva... Sicuramente un accertamento che io ho fatto, ho fatto fare. Probabilmente ce n'è traccia negli atti, ma in ogni caso questo non rileva perché di quelle cartucce ne sono state fatte milioni e ce ne sono milioni ancora probabilmente in circolazione di cartucce vecchie. È questo che volevo sapere, la ringrazio. Prego. Avvocato Pellegrini. Soltanto questa domanda, che considero anche ovvia tra l'altro, quei paletti, il paletto dove è stato ritrovato la cartuccia, si trovava adagiato sul terreno nella stessa posizione con cui è stato adagiato su quel tavolinetto? No, intanto sul terreno era integro. Integro. Sì, vabbè, d'accordo. Si è spezzato non... in due. Dunque, guardi, noi rivedendo anche i filmati della perquisizione del 1990 abbiamo cercato di vedere se si poteva riconoscere con esattezza il paletto. Ma forse non è stata chiara la mia domanda, dottor Ferruccini. Sì. Quando lei vide lo scintillio di qualche cosa che attirò la sua attenzione, il paletto era adagiato in terra nella stessa posizione con cui poi è stato portato sul tavolinetto? Ah sì, certo. Questo volevo sapere. Cioè erano i due tronconi uniti insieme perché dovevano fare da camminatoio, insomma, per evitare di affondare nella terra molle.
Quindi perché il terreno di tutto l'orto era compatto, era duro, non era stato dissodato, non era, quando noi lo dissodammo e lo sgretolammo, la terra di risulta che ne venne fuori, poi ovviamente divenne soffice, era soffice quella che avevamo fatto. Prima sull'orto si camminava bene, era duro come un pezzo di ferro. I paletti servivano da delimitazione del terreno. E questo viottolo interno serviva a separare. Erano sopraelevati o completamente interrati? No, non erano completamente interrati. Parzialmente. Ma erano parzialmente interrati. Parzialmente sì, perché mi ricordo che i vigili del fuoco per rimuoverli, cioè non è che li sollevarono, ma per rimuoverli usarono un attrezzo. Fu quell'attrezzo che poi probabilmente provocò, o fu, io non lo so se era già fessurato il paletto o se fu il vigile del fuoco, fatto sta che quel paletto venne fuori in due pezzi, perché fecero leva. Il bossolo si trovava, come abbiamo visto, dentro il foro pieno di terra, sulla faccia superiore. Più alta, superiore? Superiore, sì. Ovviamente. Sì, non l'avremmo visto se no. Prego, avvocato Colau. Dottore, scusi. Sì. Lei ha detto che per disposizione del dottor Vigna ha proceduto materialmente alla estrazione della cartuccia. Sì. Ecco. Quindi lei la esaminò prima di procedere con le pinzettine ad estrarla? Avvocato, sì, la guardai, ovviamente, sì. Ecco, ci può dire qual era la parte che luccicava, se il fondello... Era il rim, non il fondello del proiettile, il bordo del bossolo. Sì. Scusi, ancora una cosa, cercaste di accertare presumibilmente, noi abbiamo visto che questa cartuccia era ben interrata, quindi se presumibilmente non fosse stato smosso il terreno intorno non sarebbe affiorata, quindi voi cercaste di accertare da quanto tempo poteva essere lì, cioè in un esame... del terreno. Avvocato, se lei parla di noi, Sam, no. Noi Sam o esperti? No, che... no, perché non siamo in grado di eseguire perizie merceologiche, però facemmo tutto il possibile perché coloro che avrebbero poi dovuto materialmente fare la perizia avessero il maggior numero di dati certi. Per questo, come forse si è visto nel filmato, dopo estratto la cartuccia, prendemmo innanzitutto la porzione di terra immediatamente vicino, insomma la cavità, e poi tutto il resto. Perché vede, per noi in quella circostanza poteva essere importante verificare se si trattava dello stesso, cioè se quel proiettile era avvolto in un bozzolo di terra che era dello stesso tipo di terra che riempiva il paletto. Sì, trattava però di un periodo. Se era stato interrato, ecco, a noi interessava sapere se era stato interrato altrove o se era rimasto interrato proprio lì. Cioè, questo è un dato, mi sembra, cioè, ovvio, cioè, a uno che fa indagini queste cose non posso. Perché l'abbiamo visto incrostato bene. Avvocato, io non sono. A luglio del 92 ho lasciato la SAM con un'altra assegnazione. E di molti accertamenti e perizie che sono state fatte successivamente io so perché me ne hanno informato, però non le ho seguite particolarmente da vicino. Grazie, dottore. Avvocato Capanni. Dottor Giorgi, una sola cosa. È stata accertata la posizione originaria verticale del paletto integro? Guardi,
così come è stato trovato, e credo che si noti anche dalle foto, mi pare proprio che il proiettile fosse tutt'altro che verticale. No, forse mi sono spiegato male. Ah, in che senso? Il paletto è un paletto da vigna, quindi serve originariamente per essere collocato verticalmente. Sì, ma non quello era usato per delimitare il sentiero. Se si è appurato anche dall'esame di filmati precedenti quale fosse l'originaria, se mai c'è stata, collocazione verticale in uso, diciamo così, no, del paletto. No, quel paletto, l'esistenza di quei paletti come confine, come delimitazione del sentiero, si rileva anche nel 1990. Prima non lo possiamo dire perché non lo abbiamo visti. Quindi, ma nel 1990 quei paletti sono adagiati al suolo e, per quanto è dato valutare, non spetta a me dirlo, ma dall'osservazione diretta, noi siamo così un po' grossolani in questo, però era da parecchio tempo che erano sistemati lì, perché tutti i fori erano pieni di terra che si era compattata ed era veramente compatta, tant'è vero che abbiamo dovuto martellare per farla uscire da alcuni fori. Grazie. Ciononostante, quel discorso, la possibilità che il proiettile potesse essere stato interrato altrove e sistemato lì, quella ovviamente non potevamo escluderla. Per questo facemmo quel tipo di verifica piuttosto capillare. Comunque i sacchetti sono stati messi a disposizione dei periti merceologi. Prego, signori difensori dell'imputato. Avvocato Fioravanti, prego. Senta, signor Perugini, lei ha visto, e non l'ha visto solo nel 92, ma l'ha visto anche prima, quel paletto, o quei paletti, diciamo, no, quello no, quei paletti. Quanti fossero non so, ma sì, si possono contare. Vabbè, no, ha visto quel vialetto con i paletti, sì, che esatto, lo delimitavano. Quel paletto in che posizione era in ordine, entrando dal cancelletto verso il vialetto? Era il primo, il secondo, il terzo? Avvocato, non sono in grado di rispondere alla sua domanda. Quando i vigili del fuoco l'hanno tolto per me? Non sono in grado di rispondere alla sua domanda con estrema esattezza. Devo ritenere, penso di poter dire con una certa attendibilità, ma mentirei se dicessi che ne ho la certezza, che quel paletto era fra i primi, comunque fra i primi, all'ingresso dell'orto e sulla destra, credo. Comunque, voglio dire, la cosa è, forse può essere accertata, ma sa, loro i paletti furono rimossi volta a volta. Le dico perché fra i primi, e le spiego il ragionamento che mi induce a dirlo. Perché i vigili del fuoco ruppero quasi subito questo paletto, tanto che io dissi loro: per piacere, facciamo attenzione, perché altrimenti l'imputato si inquieta. A me non aveva, cioè io non avevo nessuna intenzione di fare danni, né di fare danni, né di avere sotto mano un perquisendo nevrotico. Devo dire che invece, salvo quella circostanza, non è stato molto calmo e tranquillo. Sì, molto. Ecco, questo va bene, ma quando i vigili del fuoco l'hanno rotto, cioè si è spezzato per caso? Ho detto lo hanno rotto o era già rotto. Io penso che lo abbiano rotto, però poteva anche essere già fessurato, per cui sì, la pressione esercitata lo ha spezzato. Ecco, ma la posizione di quando era nel vialetto, cioè quando l'avevamo nel vialetto, è stata quella di rimetterlo, cioè era la stessa della posizione che ha preso dopo, quando lei ha fatto accantonare questo? Cioè quello che era la parte superiore è rimasta la parte superiore? Cioè il proiettile
È stato credo proprio di sì, perché fra il retro e il fronte c'era una qualche differenza. Credo che quello che la parte in cui abbiamo visto il proiettile fosse quella superiore. Si è rotto subito al primo giorno, ha detto lei. Vede, noi abbiamo iniziato le operazioni di scavo nell'orto e per questo ero meticoloso nel precisare l'attività fatta con le... Abbiamo prima tolto tutti gli oggetti metallici che potevano infastidire i metal detector. Poi ovviamente abbiamo iniziato a cercare nell'orto esattamente nel punto in cui avevamo visto il Pacciani che stava facendo qualche cosa. E quel punto corrisponde proprio a quel posto, ha capito? A quel posto attaccato vicino alla catasta di tegole. Quindi, siccome davo io le disposizioni, mi ricordo perfettamente che avevamo detto si comincia da qua. Questo era. Perché avevate visto che ci cercava? Perché c'erano le foto, insomma, avevamo visto in base alle fotografie che lui aveva armeggiato, si chinava, faceva, senza alcune delle foto mi pare che lui non ha strumenti in mano. E per questo motivo avete cominciato di lì? È chiaro, se devo cercare una cosa comincio a cercarla dove ho un... Però avete scavato anche vicino ai due peschi? Abbiamo scavato ovunque. Avvocato, siamo andati 1,5 metri sottoterra per tutta la lunghezza dell'orto. Abbiamo scavato le aiuole, abbiamo scavato i vasi, abbiamo scavato i muri, i soffitti e i pavimenti. Abbiamo verificato tutti i punti che, in base alla precedente operazione, la parte che avevamo già osservato non ci interessava niente. Io le domando subito questo, volevo sapere da lei se i due mezzi cemento animati erano dentro o fuori dal tettoio? Vede, sono portato a dirle che erano a dirle che erano fuori o almeno parzialmente fuori, perché la prima cosa che io disposi appena attrassero la mia attenzione fu quella di coprirli con una plastica, di farli coprire con una plastica. Cioè lei vede lo scintillio. Quindi penso che fossero allo scoperto. No, questa della plastica me lo dice ora, io non riesco a capire. Credo di averlo detto anche prima. Anche la plastica. L'ha detto plastica. Prima, avvocato. Sì. Detto anche prima. Cioè vede lo scintillio, alt, fermi tutti, ci mette la plastica sopra. Non ce la metto io, la faccio mettere. La fa mettere. Voglio essere preciso. Chiedo scusa, non mi ricordavo questo dato. Ecco, le volevo domandare un'altra cosa. Questa operazione comincia alle ore 8 la mattina del 29 aprile. Aspetti che glielo dico. E la quinta riga, giorno 29 aprile, la prima. La quinta riga della pagina 340. Esatto. No. L'attività inizia alle ore 8, in considerazione del fatto che sta piovendo. No, io ho detto l'attività inizia alle ore 8, è vero questo? Esatto. La ricerca e il sondaggio del terreno, in considerazione del fatto che sta piovendo. Tanto è vero che ci sono foto che quando andiamo al garage l'imputato c'ha l'ombrello. La ricerca e il sondaggio del terreno viene sospesa. Si installa con elementi tubolari, teli di plastica e un pezzo di tettoia di plastica semirigida ondulata, una copertura parziale dell'orto, parziale perché non lo copriamo laddove era già stato scavato, al fine di evitare il compattarsi del suolo. Si decide di procedere nella mattinata alla perquisizione della casa e del garage di Piazza del Popolo 7, anche l'autovettura del Pacciani viene passato il vaglio del termovisore. Quindi quella mattina, avvocato, visto ma io non ho fatto nessuna domanda, ho detto se avevate cominciato alle ore, e lei mi dice sì, ma no, le ricostruisco. Ma io ancora devo farla la domanda. Ah, beh, no, me l'aveva fatta, no? No, io devo. No, se... perché lei aveva detto... Avevate iniziato a fare alle 8, ma non avevamo iniziato a scavare. Siamo d'accordo. Poi invece alle 6:15, veda se va bene. Sì. Di sera voi avete questa eccetera. Vedete questo. Lei anzi vede, in prima persona vede questo. Esatto. No. Senta, le volevo domandare e le vorrei domandare se quando fu fotografata
questo proiettile, sì, questo cartuccia, fu fotografata con il flash della, come si fa, perché o no? Data allora credo di sì, ma non, oh, ma non è, no, mi scusi, basta data allora credo di sì, ma non è detto, non l'ho, non è altro, per carità, oh, c'è un lume, c'è, nel filmato c'è una luce, c'è una luce talmente grande, dottore, se lo ricorda, che fu illuminata la zona, ma quale flash? Via, no, veramente, signori, per non l'ha visto, no, il filmato, non sono, o non mi voglio, o mi, il non filmato, mi capire, o non mi voglio, il filmato l'ha visto. Io sto parlando della fotografia, non sto parlando del filmato. Sto parlando della fotografia. Il filmato è all'interno. E allora forte. La fotografia, io sto parlando della fotografia. Io credo che questa risposta potrebbe darla più adeguatamente di me, il tecnico di polizia scientifica che l'ha fatto. Immagino la mia risposta fosse dal sen fuggita, immagino che il tecnico, essendo un bravo tecnico, avrà fatto in modo di creare le condizioni ottimali per fare la fotografia. Illuminare. Io non sono fotografo e io sto facendo delle domande capziose, sto volendo, cioè, cercando di capire. È giusto. Avvocato, certamente se aveva il flash lo usava, se no che razza di fotografo era. Dunque siamo alle 6:15, lei vede. Quando vedo, 17:45, scusi, aggiungo, si era schiarita la giornata, e aggiungo che la luminosità era migliore. Diversamente, penso, è una mia illazione, ma ancora devo fare. Diversamente, lo scintillio non ci sarebbe stato, allora, era il crepuscolo, capito? Quando il sole. Solo che Wagner fece una qualche cosa. Io volevo domandare se questa situazione in cui si trovava questo benedetto bosso, proiettile, come caspita si chiama, cartuccia, dov'era esattamente? Entrando da questa sorta di cunicolo, va bene? Sì. Ecco, se lei ce lo dice, dov'era? Io le dico questo. Ecco, dov'era? Io non lo vedo entrando, io lo vedo uscendo. Perché? Ecco, ma a che altezza era? Glielo dico solo. Era proprio vicino all'uscita dell'orto. E glielo dico pure perché. Perché eravamo fuori dalla tettoia. I lavori, ci eravamo già portati avanti, si erano spostati già nella parte dell'orto più lontana dall'ingresso. Tanto più lontana. Diciamo, avevamo superato metà dell'orto. Davanti alla l'orto casa. Lo consideri un rettangolo. Qua c'è l'ingresso e là c'è la fine. Ecco, noi eravamo a metà, poco più della metà. I vigili del fuoco mi avevano detto: che facciamo, proseguiamo i lavori qui oppure sospendiamo? E io ho detto, questo me lo ricordo, dissi andiamo avanti una mezz'oretta, poi se ne parla. Tornando, sono passato sotto la copertura, cioè continuavo sotto la copertura, sono passato all'estremo, alla fine della copertura, in cui non erano i teli rigidi, erano i teli molli di plastica. La tettoia era più bassa perché era quella di plastica ondulata e mi sono chinato camminando lungo quel camminamento, chiamiamolo così, capito? E camminando abbastanza. Quindi io lo vedo, ecco, io lo dico con la tettoia. Senta, io non ci vedo granché, quindi quando dico noto, e lo ripeto qua, noto uno scintillio. Io guardi, io allora aspetti. Quindi quella cosa lì ha scintillato, se no non l'avrei vista. E aggiungo anche che non l'avremmo mai trovata, probabilmente, se non fosse stata notata i tuoculi, perché quei paletti famosi, come non solo noi avevamo avuto modo di rilevare, ma ci era stato fatto notare da qualcun altro, erano attraversati da quattro fili che ne costituivano l'anima metallica. Quindi non c'era manco venuto per il lamento. Mi ha memorizzato i suoi movimenti in questo momento, quando lei esce. Esatto. E lei si abbassa perché c'è la tettoia. Esatto. E usce da pensa sotto la tettoia e in questo pezzo. Esatto. Di cose. Quindi si abbassa perché
tu non può starci. Esatto, quindi aspetti, mi aiuta a ricordare meglio il punto. Quindi evidentemente la posizione del proietto era più vicina all'uscita dell'orto che da questa parte. Benissimo. Era in controluce lei, tanto per il tempo. Sì, certo. Era in controluce. Ecco, a proposito della luce. Questo orto mi pare che sia circoscritto da una serie di case e di caseggiate. Caseggiate, sì. Vero? Qualcuna piuttosto anche altra. Perché due... In una di queste c'eravate andate anche voi al primo piano. Sì, per questo in più di una di queste. Però ci sono due caseggiati abbastanza alti, non sono i grattacieli di Manhattan, sono... Io non case. Ci sono mai stato in America, sono un po'... E invece la casa del Pacciani è bassa e anche la casa che costeggia, diciamo, sui lati lunghi dell'orto, i caseggiati sono entrambi bassi. Basta, va bene. Siamo alle 6:15. Senta, volevo dirle un'altra cosa. Lei poc'anzi ha fatto una... così. Ha detto, io avrei preferito trovare un bossolo invece che la cartuccia. Perché il bossolo ha dei segni particolari. Se fosse stato il bossolo che era stato sparato da quella pistola, si vedeva immediatamente, perché c'era il percussore, l'estrattore, eccetera, che lasciano certe... Ecco, lei non così, mi pare che abbia detto che si era così rimase insospettito dal fatto che qualcuno avesse potuto mettere là questo proiettile. No. Oppure, no. Io non rimasi insospettito. Cioè, non ha detto così. Non l'ha detto. No, allora no. Ho sbagliato. Preciso il mio pensiero. Ecco, l'ho preciso. Ho detto. No, perché era un po' anomala questa... Ho detto. Questo, capito? No, avvocato. No, anomalo il ritrovamento. Una cosa... Il mio pensiero è estremamente conseguenziale. L'hanno anche spiegato in Montagna Bianca. Una cosa che, dal suo punto di vista, è logica, sentiamo. Dal suo punto di vista... È una cosa estremamente conseguenziale. Non che mi potesse insospettire il trovare un proiettile nell'orto di Pacciani, in considerazione dei fatti per cui procedevamo alla perquisizione. Però vede, quando dico che tutto avrei voluto trovare meno che una cartuccia integra, lo dico perché era immaginabile che qualcuno avrebbe pensato che qualcun altro, possibilmente gli operatori di polizia, ce l'avesse messa o per giustificare le indagini o per creare colpevoli. Cosa che noi questa ipotesi mai pensato, per carità di Dio, mai. Vabbè, quindi questo, quella fu la mia immediata reazione. Ecco, probabilmente io non ci avevo pensato. Guardi, mi scusi, ho fatto anch'io quel lavoro che ha fatto. Vabbè. Io lasciamolo ci avevo finire. Anzi, avvocato, mi scusi, piacere, facciamo finire. Avvocato, lei è stato sommozzatore, non si è occupato di un'indagine 25 anni. Quello che voglio dire è che in quella circostanza il trovare un bossolo esploso mi avrebbe fatto molto più piacere, perché o dell'imputato, voglio dire, o di qualcun altro, no? In quel momento quello pensai. Dico, se è un bossolo con quelle caratteristiche è un dato di assoluta certezza. Non pensai, perché non lo potevo pensare, che quel proiettile, che era quel boss, quella cartuccia che era completamente avvolta nel terriccio, fosse ugualmente riconoscibile come proveniente o come passata per quella pistola. Un po' perché non ho la capacità tecnica nell'individuazione, ecco. E un po' perché non lo vedevo com'era, ha capito, avvocato? Quindi per me quella era una cartuccia, punto e basta. E continuaste 10 giorni a scavare. Tanto è vero che siccome non sapevamo quali esiti avrebbe dato poi, lo passammo alla scientifica e continuammo per 10 giorni a scavare con le stesse meticolose modalità che avevamo attuato in quel momento. Ecco, senta, lei nella sua attività di indagine, tra le
Insomma, per me non avevamo trovato niente, tanto per capirci. Anche per me, ecco. Guardi, eh. E beh, quello non lo... No, vabbè, questo poi lo dirà. Quello lo diranno i periti. Certo, bene, anche per me. Senta, no, il problema è questo. Lei, nella sua attività di indagine, mi pare che abbia detto qualche volta, perlomeno ha scritto, che il signor Pacciani... No, questo serve, è una domanda che è pertinente, mi scusi, signor Presidente. Sembra di no all'inizio, ma è per... credo che lo sia. No, io le chiedo solo una cosa. Ho finito? Ah, ecco. Ho finito. No, per carità. Lei abbia detto che Pacciani andava a cercare gli discariche, eccetera... Era noto che andava a cercare roba nelle discariche, eccetera, eccetera. Io non l'ho mai visto. L'avete scritto comunque, l'avete scritto, lei l'ha firmato anche lei, ma questo non mi interessa ora in questo momento. Ecco, è stato anche detto che Pacciani andava a raccattare terra da vari luoghi per mettere... No, non è stato... Chi l'ha detto? Non l'ha detto. Io non l'ho mai detto. No. Io non l'ho mai visto, io, nessuno di noi... lo ha mai visto cercare nelle discariche. L'attività di ricerca nelle discariche ce la racconta lui fino all'ossessione, anche perché per qualche volta per giustificare la presenza di cose che probabilmente lo mettono in imbarazzo, perché non sa giustificarne diversamente la cosa. Cioè tutto quello che non gli conviene lo trova nelle discariche, ma questa è una mia considerazione. Ho fatto male. Ho trovato anche tante cose. Però quello che voglio dire... Nessuno di noi lo ha mai visto cercare nelle discariche. Abbiamo testimonianze che dicono che lui nelle discariche... Ci andava. Che lui nelle discariche, probabilmente testimonianze che sono del relato, cioè lui gliel'avrà raccontato... No, ma tutto e quello che dice lui è tutto raccontato. Tutto dove quello... sono i testi? No. Dove sono i testi che dicono nelle discariche? Li porti, avvocato? Lo loro, dice... Io non l'ho mai... Ma è scritto negli atti, ma io la cosa... Smettetela di fare considerazioni che in questo momento non hanno alcun senso. La certezza che lui andasse a rovistare nelle discariche... Io le domande una... Io non ce l'ho. Ma nessuno ce l'ha. Facciamo la domanda, avvocato. La domanda era questa, se lei sapeva che lui... per questo piccolo orto che aveva lì, aveva preso anche della terra, del terreno, da altre parti. Punto e basta. Solo a dove. Se lei lo sa, se non lo sa... Non l'ha mai detto nessuno. A me non, lo so che, se non ho acquisito nessuna testimonianza a conferma di ciò, che è una cosa che ha raccontato lui, però. Ah, l'ha raccontata lui? Sì. Mi pare proprio di ricordare che l'ha raccontata lui. Al solito lei non può riferire su ciò che ha raccontato l'imputato. Però, ecco... Scusi, Presidente. L'articolo 62 è un'arma a doppio taglio. C'è due armi, una a doppio taglio e una a doppio sparo. No, 62 no, a doppio taglio. Altro che due soli spari, capito, magari. Non si può usare solo... Magari era fatto due spari solo. Ecco, siccome ricordavo di questa particolarità, io voglio... Scusi. Ma anche, anche per questa parte ciò che avviene in quest'aula non è utilizzabile. Signor Presidente, siccome era stato riferito da loro in un verbale, in un memoriale, volevo ricordare questo. No, memoriale, il dottor Perugini non ha mai fatto. No, Perugini non fa memoriale. Va bene. Non so se sia stato riferito da noi o se... No, non è riferito in nessun atto di PC. È il riferito del riferito. Avvocato, apri. Non c'è nessun atto. Possiamo rinviare alle 3:30, allora, benissimo, va bene? Grazie. Prima di passare all'esame... di quanto è stato sequestrato in occasione della perquisizione 27 aprile 8 maggio e delle successive, vedere un attimo se il dottor Perugini ha preparato quello schizzo, lo schizzo, possiamo vedere, così lo schizzo ci può chiarire, con riserva di farlo successivamente, Presidente, con riserva di farlo fare con le misure idonee dalla polizia scientifica. Se siete d'accordo tutti lo facciamo. Penso fare. La prossima udienza lo portiamo fatto. Tanto c'è il controllo di... Chi è più bravo. Vediamo chi è più bravo. Con le misure esatte. Ecco, oggi ci dobbiamo accontentare della pazienza e della abilità come disegnatore, oltre che come investigatore, del dottor Perugini, il quale magari ci farà capire sommariamente i luoghi che ha indicato stamani. Soprattutto interessa al PM, rispetto alla strada, alla via Sonnino, come si arriva a questa casa, quali tipi di percorsi bisogna fare, quali
interruzioni naturali o innaturali, cioè porte, chiavistelli o cose del genere, ci sono per arrivare alle abitazioni. Io mi avvicino. Forse è meglio, sì. Ci vuole un microfono, però. È quello là. Quello là. Il microfono là funziona? A vederlo sembra avveniristico, non lo so. Ecco, rispetto alla via Sonnino, vedo, è indicata in basso. Partiamo allora, da lì. In basso c'è la via Sonnino. Sì, sì, allora. Questa è via Sonnino, questo è lo scivolo. Lo scivolo che è in salita, perché in salita. Bene. Qui di fronte c'è l'ingresso di una abitazione, qua c'è un piccolo slargo. Abitazione di terzi. Ovviamente. Di terzi, sì. E si gira a destra. È tutto aperto o ci sono dei... Fin qui è tutto aperto. Beh. Tutto aperto nel senso che è scoperto. E... Non ci sono cancelli? No, no, qui abitazione, qua c'è un muro, qua c'è una specie di... Io lo chiamo cunicolo, ma è un passaggio coperto, ricavato nel corpo di questa palazzina, chiamiamolo così. Ecco, qua si esce allo scoperto e si arriva a questa corte. È una corte comune? Una corte comune, qua c'è l'abitazione dei vicini del Pacciani. Come entrano i vicini, scusi? Hanno una porta qui. Sul cortile. Hanno una porta qui, ma hanno porte e finestre sull'orto. Bene. E qui c'è l'ingresso dell'abitazione di Pacciani, quella piccola. La quella 28. 28. Ecco, la finestra, una delle finestre di questa abitazione è quella che dicevo, affaccia sull'orto, tutte affacciano sull'orto, però una in particolare è quella da cui si poteva vedere nel filmato le tegole che arrivavano all'altezza della finestra. Queste sono tegole. Bene. Va bene, torniamo indietro. Qua, ecco, qua c'è la porta, qua c'è quel famoso corridoio coperto. Ci sono interruzioni tipo porte, cancelli? Ecco, qua c'è un cancello. È il primo accesso? Un cancello che normalmente è chiuso a chiave. C'è una chiave? Sì. La chiave era nella casa di Piazza del Popolo. Questo corridoio, qua subito sulla sinistra c'è un bagnetto, si prosegue, si esce su questo spazio aperto, qua questa è la strada, chiamiamola asfaltata di cemento, che porta alla porta del Civico 30, l'abitazione più grande. Qua immediatamente a sinistra di questo corridoio c'è questo magazzino, quello soppalcato. Da cui si accede, mi scusi, dall'aiuola? No, dal bagno. C'è una porta qua, si esce nel corridoio, no? Sì, sì. Ah, ecco, si va all'aperto, si gira a sinistra e c'è questo magazzino con soppalco superiore. Bene. Sulla sinistra c'è un'aiuola. Questa è sempre la strada di cemento. Qua c'è il limite corto, ecco, un lato corto dell'orto. Come è delimitato? Oh, qua no, qua c'è diciamo un muretto basso, sopra c'erano dei vasi. Questo è l'angolo di cui parlavo, da cui c'è un accesso all'orto. Allora. Qua c'è il vialetto delimitato dai travetti di cemento. Quei disegni che lei fa con tutti i bucherelli sono travetti? Esatto. In terra, poggiati in terra. Sì, semi-interrati. Semi-interrati. E qua, a destra e a sinistra dell'orto, ci sono alcuni alberi da frutta, non ci sono alberi ornamentali. Né acace non ce ne sono. Io intendo poco di alberi, però mi pare che ci fossero un diospero. Chiederemo poi alla corte di utilizzare il filmato, almeno insisteremo. Ecco, qui per esempio ci sono delle rose e delle viti,
rette da paletti di cemento verticali della stessa natura di allora, questi. Allora, andando per ordine, dottore, i posti di avvistamento da dove si vedeva il Pacciani nell'orto? Qui. Sono lì. Qua. Bene. E il punto che lei ha ricostruito cioè, attraverso... La corrispondenza di dove è scritto albero pesco, diciamo, per identificare... Diciamo, questo, ecco, questa è una rete. Per identificare il là, qua c'è sulla un, destra, diciamo. Qua c'è un muretto con una rete, qua è proprietà di altri, di un'altra famiglia. C'è una palazzina su due piani. Il punto d'osservazione era al secondo piano, sono piani bassissimi. Un po' rialzato. Ecco, rialzato di questa abitazione. E dov'è che scavava, secondo quella ricostruzione? Allora deve... un albero da frutto, non so se un pesco, un albicocco o che, non una cascia, e c'era un manufatto in, diciamo, una specie di cubo. In cemento? Un largo muretto, no, erano pezzi più svariati, cementati insieme, c'era di tutto, mattoni, grosse pietre. Aveva una funzione? No. A quanto abbiamo potuto capire, no. Ecco. Non apparente almeno. Infatti lo smontammo per capire che ci stava a fare, se c'era qualcosa dentro o se c'era qualcosa sotto, se servisse a delimitare qualcosa. Magari era soltanto qualcosa che lui aveva fatto per sedercisi sopra, però... Non avete capito. Non aveva una funzione apparente. L'orto vero e proprio qual era allora? È questa area qui. Vede, qua c'è una rete metallica che delimita la... proprietà del Pacciani con una sorta di marciapiedino piastrellato che è dei vicini, l'abitazione dei vicini. Senta una cosa, il lato più corto di questo orto, quale lunghezza può avere, larghezza? A occhio, poi lo misuriamo, per dare le dimensioni a noi, il lato lungo, se non sbaglio stamani ho sentito parlare di un 15 metri, ma... Così ho sentito. Detto, no. Sì, più o meno. Insomma, e il lato corto 10-12, o 5 metri allora? È un 5 metri. No, così 4 per metri. Capire una sorta di scala che lei può aver fatto a sì, penso un 5 metri, però ecco, non posso essere preciso, non sono molto abile. Allora, questo orto è comunque non ha alcun accesso, tranne quello che ci ha fatto vedere lei, con l'esterno. Confini no. Sono o lui stesso come abitazioni? No, o i vicini o... L'unico accesso è quello. Ecco, quindi nessuna veduta sulla via Sonnino? No. Bene. È cieco. Benissimo, io allora dottore... Ecco, questo... e per essere più precisi, le abitazioni diciamo più basse sono quelle quella del Pacciani. Abbassi un attimo per cortesia. No, abbassi, mi scusi, al contrario. Alzare. Ecco. L'abitazione del Pacciani si estende per una parte in qua, per una parte in qua, poi c'è il magazzino. Dove? Magazzino legnaia dell'abitazione? Non magazzino legnaia, magazzino e legnaia. Sì, dico, sono magazzino e legnaia dell'abitazione Pacciani. Dell'abitazione Pacciani. Quindi quel confine lì è dell'orto è con se stesso. Sì, questo è un, diciamo, un altro sentierino che... Delimita quella zona. Che è fra le mura... E la recinzione dell'orto. Bene. E gira anche qua intorno. Qua se non vado errato, però adesso senza il filmato mi è difficile, si rientra nell'orto, perché qua poi riprende la rete dei vicini, quindi credo che qua ci sia un'interruzione e si rientri nell'orto, però comunque, non sono sicuro col filmato più preciso. Presidente, se la Corte è d'accordo provvederà alla Polizia Giudiziaria a redigere uno schizzo con le misure in scala. Siete tutti per d'accordo? La prossima udienza. Altrimenti nominiamo un perito. Altrimenti teniamo questa, Presidente, io. L'abbiamo già utilizzata. Le mie abilità di disegnatore non sono. Ma comunque se facciamo redigere uno schizzo. Facciamo uno schizzo, Presidente. Bene, uno schizzo bene. In scala. Penso che possa tanto essere non più utile. Bene, dottore. Potrebbe allora sintetizzare in questa perquisizione, al di là di questo
proiettile che ci ha già spiegato come e quando fu stato trovato, che cosa fu sequestrato innanzitutto. Durò alcuni giorni, ci ha già spiegato stamani come, e vorrei sapere se nel verbale di sequestro, oltre il proiettile, avete evidenziato oggetti diversi che possono interessare l'indagine. Sì. Cosa ricorda almeno? Poi passiamo alle altre due perquisizioni. Allora vado a memoria. Non notammo, ecco, in quella perquisizione trovammo una certa quantità di denaro in bot, mi pare, titoli e denaro liquido, poi c'era un libretto, però non ritenemmo di sequestrarlo, trovammo anche assegni. Non aveva attinenza con la vostra indagine? No, però prendemmo nota per fare accertamenti, perché sulla provenienza. Sì, perché era piuttosto ingente, secondo ricorda, me data ricorda cosa. Grosso modo il totale? Ma mi pare che fossero intorno ai 120-130 milioni. Bene, andiamo avanti. Ma sono calcoli fatti da voi oppure... No, c'è un verbale in cui sono elencati uno per uno i titoli e i contanti. Con gli interessi da calcolare. I verbali sono in atti, direi che la cosa non rileva ai fini... No, comunque non ci mettemmo a sequestrare queste cose, prendemmo soltanto atto. È descritto nel verbale, direi che al PM non interessa questo particolare, quindi non ho domande. Dottore, andiamo avanti. Poi... sequestrammo, io sequestrai i quadri. Dei quadri, ecco. Sequestrai i quadri di Pacciani, almeno i quadri firmati da Pacciani. Vabbè, almeno essendo c'era... firmati ero tenuto. Sequestrai i quadri, in particolare perché uno aveva colpito la mia attenzione. Aveva colpito la mia attenzione in riferimento alle considerazioni che avevo, alle cose che mi erano venute in mente la volta scorsa su quell'altro quadro. Il quadro era stato dipinto in epoca successiva al 1985, adesso la data esatta non la ricordo, ma mi pare che fosse il 1986 o il 1987, comunque dopo l'85, ed era una veduta del castello di Badia a Passignano. Veduta piuttosto ben fatta, devo dire, e che però era in secondo piano rispetto a sette alberi che mi pare fossero tipo pini marittimi. E furono... Ad ombrello, con chioma ad ombrello. Sette alberi che proiettavano una forma... Lunga, anziché lunga, rotonda. Ecco. Ora, il discorso... Vabbè, le considerazioni lasci fare, okay. Lei lo sequestrò. No, ma feci fare degli accertamenti sul terreno, cioè feci andare... Sul luogo apparentemente raffigurato. Esatto, mandai degli agenti a Badia a Passignano con l'incarico di rintracciare il posto in relazione alla raffigurazione. Alla raffigurazione. Vabbè, il pittore però c'ha sempre... suo estro personale, no? Sì, questo è vero. Comunque lei però cosa... quelli non li trovammo, ecco. Non c'era nemmeno un altro. No. Senta una cosa, sequestraste nient'altro, no, Sì, sequestrammo altri quadri perché questa attività pittorica, insomma, volevamo poi li facemmo radiografare per capire se c'era qualcosa ancora. Esatto. Dottore, passiamo poi alle perquisizioni successive. Voi ne avete fatte altre due, esattamente una il 2 giugno e una il 13 giugno. Ci vuole spiegare perché... Ah, ecco, scusi, prego. Termino, perché sequestrai anche un berretto con visiera, mi pare, di plastica, un berretto Ider, che era un berretto di quelli pubblicitari di una ditta di Calenzano, un biscottificio, mi pare, Certobelli. Credo che facemmo accertamenti, anzi sicuramente abbiamo fatto accertamenti
sull'epoca in cui e l'occasione in cui quel berretto fu fatto pubblicitario. Ricorda l'esito di questi accertamenti o ce lo deve dire? Non me lo ricordo, ma bisogna andare a guardare. Lo dirà qualche altro che ha provveduto a questi accertamenti. Lo feci perché era di Calenzano, quindi a non lei so, poi magari le sembrò opportuno fare. Parliamo quindi delle poi due successive perquisizioni. Molto poco, tutto sommato. Le due successive. Come mai dopo un mese e mezzo, si torna di nuovo l'8 maggio, addirittura il 2 giugno e il 13 giugno si torna a fare perquisizione? Cos'era successo? Ecco, ora c'è da dire una cosa, quando noi si opera sui dati, sugli elementi che vengono acquisiti e si riflette. Certamente quella perquisizione era stata enormemente più accurata di quelle che avevamo fatto in precedenza, disponevamo anche degli strumenti adatti e ci eravamo concentrati prevalentemente sull'arma. L'arma era, diciamo, un pensiero focalizzato su quello che è considerata la prova principe. Avevamo trovato soltanto questo proiettile. Devo dire che io non ero soddisfatto, non ero per niente soddisfatto, ero anche perplesso sul come avevamo cercato, anche se avevamo cercato molto bene. L'impiego massiccio di metal detector ci voleva, perché i metal detector servono a rilevare metalli. Però mi accorsi, riflettendo sopra, che avevamo cercato proprio essenzialmente cose metalliche e non ci eravamo soffermati a pensare che, in considerazione del fatto che l'assassino aveva frugato sulla scena del crimine gli effetti personali delle vittime, poteva, insomma, secondo voi, avrebbe potuto portar via qualcosa di diverso come souvenir dell'impresa, qualcosa di diverso anche dai pezzi di carne che aveva asportato, cose che non potevano... avevate cercato in quelle perquisizioni. No, devo dire siamo stati molto superficiali in questo. Io personalmente mi sentivo molto superficiale. Quindi? E quindi niente, ormai avevamo fatto la perquisizione, non c'era certo modo di farne un'altra, ci saremmo fatti ridere dietro. Arrivò, comunque, voglio dire, il dato acquisito era quello, punto. Mi pare che mentre io ero, nel frattempo ero stato mandato a Roma a fare un corso alla direzione della Criminal Poll, un corso breve, mi pare che fu proprio in quei giorni che arrivò alla stazione Carabinieri di San Casciano la famosa busta con l'asta guidamolla. Io fui informato tempo dopo, insomma, quando tornai, dal maresciallo Minoliti, che l'aveva ricevuta. Un tempo dopo la ricezione della busta. La cosa non mi piacque, un po' perché io non ho in grande stima gli anonimi in genere, ma soprattutto non mi piacque perché un'asta, un pezzo di pistola non ci significava assolutamente nulla, era accompagnato da una lettera che non diceva neanche che quella cosa fosse di Pacciani, ma in qualche modo richiamava il fatto che Pacciani da quelle parti andava, insomma era un po' come la prima lettera famosa, come tono, che senza dire diceva, o senza dire con esattezza indicava. Su un pezzo di ferro si possono fare soltanto accertamenti tecnici che ci possono dire se quell'asta guidamolla è o non è di provenienza interessante. In effetti la Beretta, mi pare, disse che quell'asta guidamolla poteva provenire da una pistola Beretta serie 70
non ne indicava il modello. Ora la serie 70 è prodotta in diversi modelli. C'è la serie il modello mi pare 71, il 72, il 73 e il 74. Comunque è un'asta guida molla che poteva essere servita anche per una pistola calibro 7,65, insomma, che era l'altro calibro in cui venivano prodotte quelle cose. Quindi non ci diceva nulla di più. Il dato interessante che poteva essere di un qualche interesse era che questa asta guida molla era avvolta in lembi di stoffa. Quindi sul lembo di stoffa noi dovevamo sviluppare un accertamento. Nei giorni successivi, mi ricordo che era una domenica pomeriggio, eravamo a casa, ci sentimmo per telefono come ci sentivamo tutti i giorni, ci sentimmo per telefono per concordare, no, le future mosse, e pensando che era domenica e che era quindi il giorno in cui a casa di Piazza del Popolo c'erano anche le figlie tutte e due, oltre alla Magna Angiolina, pensammo che era un giorno buono per chiedere loro se in casa loro si era mai vista una stoffa di quel genere. Quindi andammo lì. Era presente l'imputato? No. Perché eravate in l'imputato Piazza del Popolo? L'imputato era in via Sonnino. L'imputato stava a via Sonnino e anche la Magna Angiolina si era spostata a Piazza del Popolo dopo essere stata percossa e era scappata via. Quindi in Piazza del Popolo c'erano le tre donne e non lui. Esatto. Quindi andammo lì e con l'intenzione di chiedere qualcosa su quello straccio. Sì, gli mostrammo, non mi ricordo se erano le foto, credo le foto o i lembi di stoffa che avevamo trovato, e gli chiedemmo se avevano mai visto per casa una stoffa del genere, di quel tipo, perché era una stoffa, mi pare, o mi ricordo se verde chiaro a fiori bianchi o viceversa. Furono fatte delle fotografie, ci sono, se necessario dopo le mostriamo. E le figlie dissero no, una stoffa, no, in realtà non gliele mostrammo, non gli mostrammo niente, gli chiedemmo se c'era a casa una stoffa con quelle caratteristiche. E eravate, scusi? Dunque eravamo l'ispettore Lamperi, e eravamo l'ispettore Lamperi, Alessandro Venturini, l'assistente Venturini, e mi pare basta, non credo che ci fosse di genere, non me lo ricordo. Comunque almeno voi tre. Sì. Durante la conversazione Venturini era rimasto sulla soglia della porta. Di quale casa? Dunque, di quale avevamo parlato, diciamo, chiamiamolo così, nel salotto di casa di Piazza del Popolo. Il salotto è confinante con la cucina. Venturini era rimasto in piedi sulla soglia, appoggiato, con la schiena, cioè rivolto verso la finestra della cucina e verso il salotto, stava a metà. Quindi quando ci dissero che non avevano memoria di una stoffa del genere, dicevano vabbè, se cortesemente potete cercare in giro, se trovate qualcosa fatecelo sapere. Quindi ci eravamo alzati per andarcene e anche Sandro Venturini si spostò e in quel momento disse ma non è quella la stoffa, perché c'era, e ci indicò uno straccetto appeso a un gancio vicino alla cappa della cucina. Sporco? Uno straccetto. La Rosanna disse, e dice, sì, quello è il nostro finaccio, lo usiamo per asciugare i piatti. Allora gli chiedemmo se avevano anche altri pezzi di quella stoffa, dove l'avevamo presa. Dice, sì, ce n'è un monte di quelle stoffe lì. E ci indicarono un sottoscala dove c'erano anche scarpe, insomma, altra roba. Vi portarono loro? Ci portarono loro e c'erano alcuni quadrati di alcuni lembi di questa stoffa ripiegata. Allora a quel punto ne chiedemmo un pezzo
per vedere se si trattava proprio della stessa stoffa che era arrivata con l'asta guidamollo, e la portammo alla scientifica. La scientifica fece dei confronti e vide che era la stessa stoffa, o che comunque era estremamente era identica, compatito. Insomma, ecco. Vogliamo mostrare, dottore? Sì, io non ho... Sono qui. In quei giorni, in forma indiretta, feci fare un appello agli anonimi perché non rimanessero tali. Con poco successo, almeno sul punto. Con poco successo, e nel frattempo feci fare un sopralluogo fotografico nella zona che era stata indicata dall'anonimo, che aveva fatto anche una specie di cartina molto rozza, molto... Un disegno dietro. E che indicava questa zona di Crespello. Ecco, questo è il panno che avete sequestrato, dottore. Esatto. Il taglio in alto a sinistra è quello che dice lei? No, questo è uno dei... Vogliamo leggere la didascalia, scusi. Scampolo di stoffa di identica fattura e colore dei precedenti, che si trovava nello sgabuzzino delle scarpe ubicato nella casa di Piazza del Popolo numero 7, acquisito il 31.592, che misura 5,75 cm di lunghezza per 40. È quello che vi dettero le ragazze. Sì, adesso non mi ricordo se ci dettero solo quello, se ce ne vogliamo dettero di fare più. Qualche altra... Dovremmo rivederci un attimo, ecco, quello che abbiamo scritto. Giriamo, questo invece leggiamo la didascalia. Frammento di stoffa dello stesso tipo e colore sopra descritto, della lunghezza di centimetri 48 circa, rinvenuto nell'anta di sinistra della credenza del garage di Piazza del Popolo 6, consegnata spontaneamente da Pacciani e Graziella in data 31.5.92. Anche questo era tagliato così. Ah, ecco. Vediamone altri. Sì, insomma, vediamoli qualche d'un altro, così poi andiamo indietro. Qui invece leggiamo la didascalia. Insieme dei rilievi numero 1 bis 2 come sopra, maggiore ingrandimento. Allora guardiamo 1 e 2. Relativamente alla parte apicale. Vogliamo vedere. Mostriamo dall'inizio, forse è meglio, allora, se sarà spiegato. Allora vediamo. Frammento di stoffa in cotone stampato a fondo bianco con motivi floreali di colore verde pallido, con varie macchie scure di natura da precisare, della lunghezza di centimetri 11,5 per centimetri 5, rinvenuto nella missiva anonima inviata alla stazione Carabinieri di San Casciano e Val di Pesa Firenze, identificato successivamente per un'asta portamolla di recupero. Quindi questo era il frammento di stoffa che era nella... Bene? Sì. Con quella macchina. Allora andiamo avanti. 1 bis invece. Idem come al precedente rilievo, misurante centimetri 43 di lunghezza e centimetri 5 circa di altezza. Questo. Ecco, sì, adesso ricordo, mi pare di ricordare che questa asta tiramolla era avvolta in due. Leggiamo, pezzetti di straccio, per ora sembrano due, leggiamo ancora il terzo, andiamo avanti. No, credo che sia così, perché questi vedo due. Che sono sporchi. Ecco, leggiamo questo. Frammento di stoffa in cotone stampato a fondo bianco con fiori di colore verde pallido, simile al precedente, a forma irregolare, triangolare, della lunghezza di centimetri 17 circa e base di circa centimetri 1, rinvenuto nell'anta sinistra della credenza di colore bianca, ubicata nel garage di Piazza del Popolo numero 6, di proprietà di Pacciani Pietro, durante la perquisizione del 2 giugno 92. Sì. Allora, i primi due erano con l'asta guidamolla, questi successivamente. Vediamo allora di spiegare. Sì.
A meno che non c'è qualche altra foto, eh? Vogliamo vedere questo, vedo che sono unite, vuol vedere questo? Sì. Questi sono i due che erano. Se non mi ingrandisce io non vedo manco. Ecco. E questa la facemmo il 2 giugno. E quella fu l'occasione anche perché alcune cose che mi erano tornate, ci erano tornate in mente nel corso dei giorni, per esempio si è parlato quello che poi sequestrammo, il blocco da disegno, c'erano alcuni oggetti che non ci, che ci sembravano fuori posto nell'abitazione di Pacciani, per esempio i dizionari di lingua, mi pare ce ne fosse uno inglese oltre uno tedesco, non mi ricordo. Per esempio c'erano delle cartoline, cioè turistiche. In questa perquisizione cercavate documenti, non più armi, che potessero in qualche modo, nel modo che ci ha spiegato, risalire a attività del Pacciani. In questo momento, in questa perquisizione, diciamo, vediamo che questa è anche l'occasione per renderci conto, per approfondire questi aspetti strani che ci avevano colpito non più di tanto nel corso della perquisizione lunga, quella da aprile a maggio, e che c'erano rimasti nel cervello. E facemmo questa perquisizione. Lei ricorda, c'è un dettagliato verbale di sequestro in cui lei dice questi oggetti dove sono esattamente stati trovati, poi alcuni li vorrei mostrare, se sì. Lei vuole riguardare il verbale, e qui è proprio... Sì, esatto. È il verbale del giorno 2, e sono tutti poi quelli più importanti fotografati. Se lei ci vuole sintetizzare quali sono gli oggetti che sequestraste quel giorno, per sì. Ora ecco. Ma intanto sequestrammo un lembo di stoffa con margine cucito, aveva un bordo cucito di tessuto bianco con disegni floreali di colore che era lo stesso che è quello che è stato mostrato, quello grande, quello no, è quello la pezza grande, no, è no. Quello sottile, credo, perché il margine cucito ce l'aveva uno sottile. Beh, ci sono le dimensioni, tanto sì. Per fortuna. Centimetri 18,5. Poi, dentro una scatola di legno appoggiata sopra la credenza, una busta di cellofan trasparente aperta su un lato, recante all'interno tracce di una sostanza da individuare. Non vabbè. Si capiva che cosa fosse. Successivamente una fionda di metallo verniciato rinvenuta nel retro del garage all'interno di un bidone contenente materiali di calzoleria. Poi? Questa l'avevamo in relazione alle dichiarazioni rese dalla Mecacci vedova Santini, che aveva detto che lui tirava i gatti con quella fionda. Insomma, era un riscontro di una dichiarazione. Esatto. Invece in via Sonnino 30, dove abitava veramente Pacciani? Sì, una confezione di lubrificante CRC rinvenuta sul piano della credenzina con specchio all'interno di una trousse con cerniera. Ecco. Vediamo questo. Ecco, facciamo vedere la trousse. Se lei intanto spiega di cosa si tratta e poi la mostriamo. Sì, all'interno di una trousse con cerniera di colore scuro con disegni geometrici di colore Havana, poggiata sul ripiano di un mobile libreria del salotto, è stato trovato e sequestrato un portasapone di plastica di colore bianco contenente, qua segue la lista dei monili che erano dentro. Vogliamo mostrare il portasapone e i monili, così? Innanzitutto controlliamo se è questo, perché prima ci sono i monili dentro e poi li avete tolti. Esatto. Questo è un portasapone con questi oggetti dentro. Ci vuole ridescrivere dove avete trovato questo
porta sapone, poi cerchiamo sulla sinistra di inquadrare al massimo. Sì. Ma questo portasapone era all'interno della trousse, di una trousse di come è descritta qui, di colore scuro. E dove era esattamente questa trousse, scusi? Dunque, questa era poggiata sul ripiano di un mobile libreria del salotto. In via Sannino. Vediamo, scusi, la foto prima, perché dice nella foto prima è chiuso, ho letto nella didascalia. Vediamolo chiuso e poi aperto. Ecco, vediamo se leggiamo la didascalia. Insieme del portasapone in plastica bianca rinvenuto in via Sannino 30. Vediamo, è questo dove lei poi ha rinvenuto quella scritta? Lei intende la scritta Days? Sì. Sì, ma credo che la scritta fosse sotto. Bene, poi ci sono gli accertamenti. Comunque è questo qua. Quel punto marrone lì sul lato è una bruciatura. Di sigaretta. Di sigaretta, credo, sì. Di sigaretta. Vabbè, poi è stato esaminato e ce lo dirà chi l'ha esaminato. Comunque esatto. Questo è l'oggetto. Allora vediamo cosa c'era dentro. Avevamo visto una foto d'insieme, poi è stato aperto. Sì. E poi ogni oggetto è stato fotografato con le dimensioni. Ricorda se siamo riusciti a arrivare all'appartenenza di questi monili a qualcuno, alle figlie, alla moglie, alle sorelle? Lui disse che alcuni di quelli gliel'aveva dati la sorella, era roba della sorella che gliel'aveva dati da riparare, non so bene, e altri disse che erano monili delle figlie. Tanto le figlie quanto la sorella negarono di averli mai avuti, insomma, che fossero loro. Disse no, quella è roba sua. Non si può utilizzare. Sì, comunque glielo chiedevo. Bisogna ricordare sempre. Scusa. Sentiremo la sorella. Che non può deporre. Non dice nulla, noi guardiamo solo gli oggetti. Ha riferito, come non dice nulla? Non si può utilizzare, c'è stato detto. Non si può utilizzare, avvocato. Non si può utilizzare. La legge, non è. Ecco. Allora andiamo avanti. Sono questi oggetti, come vedete, non sono oggetti di valore. Bene, poi vogliamo seguire ancora il processo verbale di sequestro di quel giorno, sì. 2 giugno. Ha un bracciale, eccetera, eccetera. Allora, devo indicare tutti le cose, i vari oggetti? No, le cose più importanti che sono, ecco. Poi fra l'altro le ha anche sottolineate. Esatto. Sono quelle che poi sono state anche fotografate. Esatto. No? Poi per esempio nella trousse c'era un paio di occhiali da sole con lenti verdi a goccia e montatura metallica chiara. Sul cassettone biblioteca del salotto. Sempre in via Sonnino. Sempre in via Sonnino, nella stessa stanza. Un piccolo dizionario tascabile italiano-tedesco. Un set di 12 cartoline illustrate di paesaggi della Germania con scritte in tedesco. Aggiungo che si chiamava... era di un percorso lungo il Reno, un block notes da disegno, è un blocco da disegno con copertina di colore rosso di produzione straniera. Vogliamo mostrare straniera. Questo blocco e se ci sono anche il vocabolario o questo dizionario. Cominciamo dal blocco. Ecco, questo è il famoso blocco che poi ha avuto tutti gli accertamenti che sappiamo. Lei dove lo trovò? Lei ce n'ha già parlato, come le sembrò di averlo visto nel 90 e lo abbiamo già sentito ieri. Quel giorno lì dove era? Quel giorno lì, se non sbaglio, non leggo il verbale di sequestro, ma se non sbaglio era in quello stesso mobile, però al piano interno. Quando lo trovammo era dentro una busta di plastica della spesa chiara. Beh. A lei in quel momento destò qualche interesse perché lesse, sì. Skizzen? Si ricordi che non può riferire cose dette dall'imputato? No, non parlo. Cioè, non sono utilizzate. Diciamo questo blocco io l'avrò avuto per le mani sicuramente in precedenza, perché noi controllammo tutte le possibili carte. E ce l'ha raccontato, ecco. Io poi ripensando, perché lo avessi escluso perché scioccamente avevo trovato degli appunti di mano, appunti manoscritti con la stessa scrittura dell'imputato,
con date che erano antecedenti all'epoca dell'omicidio dei tedeschi, che sono stati uccisi, come si ricorda, nell'83. Quella circostanza, ho detto, vabbè, queste le ha fatte lui, queste annotazioni, quindi non è mica detto che siano attendibili. Questo fu il motivo per cui... l'ho preso. Fu anche un altro motivo, però non lo posso dire e quindi non lo dico. Vabbè, è l'altro motivo. Cioè, lo può dire, ma tanto non è utilizzabile, quindi lo possiamo saltare. Vedremo. Lo saltiamo. Ce lo dirà l'imputato, se credo. Notai nella circostanza che questo blocco aveva dietro due numeri. Ecco, vediamo il dietro. Aveva dietro due numeri. Ah, questo è, scusi, è oramai l'operatore sta facendo vedere il dizionario, perché questo è il dizionario italiano-tedesco. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo il blocco Skizzen dalla parte dietro. Ecco, c'erano dei numeri, diceva dottore? C'erano due numeri accanto, due numeri, c'erano due serie numeriche, una accanto all'altro, 424 e quello che a me parve 400, invece poi si accertò essere 460. Ci sono veramente montagne di perizie e dichiarazioni, comunque lei in quel momento vide... Ecco, e quindi dissi, un prezzo italiano non può essere se ho un prezzo. E comunque fece la cosa più opportuna da fare, lo sequestrò ai fini di ulteriori... fosse il caso di fare accertamenti di ulteriori su quel blocco. Questo insieme, dentro quella busta c'erano anche un blocco di verbale di contestata di violazione della legge sulla caccia. Ecco, scusi, qui è importante invece che legga, perché non abbiamo la fotografia. Insieme al blocco vuole spiegare che cosa c'era. Questo verbale di contestazioni leggi sulla caccia, c'era un'annotazione, in questo momento non abbiamo la foto, è ai corpi di reato, ritengo, e quando sarà opportuno cercherò di spiegarlo, ma lo capiscono da soli i signori giudici quando il dottor Perugini spiegherà di cosa si tratta. Ecco, questo blocco violazioni legge caccia che annotazione aveva? E c'era questa annotazione alla Procura della Repubblica con una bissola, dottor Canessa, piazza San Firenze. Era su questo blocco violazioni legge caccia, c'era, sì, questa annotazione. Bene, sequestrò anche questo. Repubblica l'abbiamo, con una pistola l'abbiamo trovato scritto da altre parti. Se per sì, 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 sì. Comunque c'era scritto dottor, sì, Canessa. Poi c'era una scatolina tonda di plastica azzurra vuota con sopra scritto apparecchi di innesco supermaggiorati 100-6,45. Un quadernetto con copertina di colore rosa, chiazze pallide, cui c'è scritto spesa famiglia Pacciani Rosa, e all'interno della copertina è annotato Borgo San Lorenzo, via Giovanni della Casa 14, telefono 849356, Volture 8000, Sergio Paoli, meccanico di Vicchio. Ecco, il discorso mi richiamava alla mente la testimonianza del Petroninello che appunto che parlava disse proprio del Paoli. Chi era il Paoli, lo vuole ricordare? Il Paoli era quel meccanico di Vicchio che avrebbe, secondo la testimonianza di Petroninello, riferito al Petroninello, dice, guarda un po' l'amico tuo che mi ha portato, e gli fece vedere una pistola che si trovava sul suo banchetto di lavoro, dice, vuole che gli allarghi. Io mi oppongo, questo è già negli atti, signori. Già negli atti, ma era una pistola a tamburo, se non no, no, e quindi non si opponga, c'è solo il fatto che si chiama Paoli uguale. Ha un valore storico. Ha un valore. Scusi. Anche i beati Paoli. Meno male. Dottor Perugini, e altre cose? Sì, dunque poi c'era una lettera manoscritta indirizzata alla moglie, adesso non rammento l'importanza di quella lettera, ma sicuramente qualche cosa c'era. Un doppio foglio di quaderno a righe con scritte in penna rossa relative ad accordi musicali per fisarmonica con pentagramma e chiavi di sol. Il famoso quadro dell'Olivares. Aveva una chiave. Aveva quella chiave di sol. Benissimo. Però all'epoca non lo sapevamo che era dell'Olivares. Tutti questi oggetti, compreso il verbale... Ecco, questi, no, questi ultimi due erano in una busta di plastica che stavano dentro la cucina a gas, nella cucina.
quella cucina a gas, spesso sotto la griglia del forno avevamo in passato trovato altre cose, insomma. Vabbè, era un luogo. Scusi, a me interessa, e poi chiederò alla corte per la prossima volta di prendere il corpo di reato. Non ho capito, quella annotazione Procura della Repubblica, dottore, eccetera, è su un blocco violazioni leggi sulla caccia. Sì. Avete fatto qualche accertamento su come mai lui avesse un blocco per contravvenzioni leggi caccia? Avete capito da dove veniva quel blocco? Abbiamo cercato di capire, ma non ci siamo. Come mai ce l'aveva lui e come mai c'era il nome del PM di Firenze? Non lo so, ecco. Che non abbiamo si occupa di leggi caccia. Abbiamo cercato di capire, però voi non ci siete riusciti. No, nemmeno noi, c'è solo quel dato. Passiamo. C'è un'altra cosa che devo dire. Nella circostanza notai altre cose. Prego. Notai altre cose, però non ritenni di sequestrarle ugualmente, perché non li trovo particolarmente interessanti. Io non sono forse molto portato a individuare subito le cose importanti. Ci sembra devo riflettere che ci metta sopra. Un paio di volte da quel che c'è. Sì. E comunque notai che, per esempio, c'erano nel corso di questa perquisizione notai degli astucci di pastelli da disegno, notai delle matite, delle penne nuovi di marca tedesca. Erano oggetti nuovi. Però devo dire, notai altre cose che parevano strane, però devo dire che siccome si trovano ormai è facile rintracciare queste cose in giro nei negozi, nelle cartolerie, pensavo allora la provenienza potesse essere agevolmente spiegata, ma pensai che non fossero elementi investigativamente sviluppati. Lei sapeva che i ragazzi tedeschi, o meglio uno dei due, frequentava corsi di pittura? In quel momento non lo sapeva. No, non lo sapevo. Ecco, allora, non per giustificarla, ma poteva essere il motivo per cui lei... Non lo sapevo, ma in ogni caso, o meglio, non lo sapevo, probabilmente non me lo ricordai. In quel momento. Non me lo ricordai. Mi venne, ma se mi pare, mi parte di ricordare, io non ricordo se lo avevo letto negli atti, ma sai, in una indagine di questo genere le nozioni, le cognizioni sono in un mare di cose, è molto difficile essere sempre, io non sono un computer. Vabbè. Allora, quindi il discorso fu questo, quindi diciamo l'attenzione si concentrò su questi monili, neanche sul portasapone, su questi monili contenuti nel portasapone che erano dentro questa trousse. Dentro la trousse in passato c'era anche del denaro, c'era stato del denaro nella precedente perquisizione, e insomma feci fare gli accertamenti alla polizia scientifica, feci fare gli accertamenti sulla carta, su questi appunti. Soprattutto chiesi, contestualmente chiesi al consolato di Germania di accertare presso le famiglie delle vittime se qualcuno di loro si dilettasse di disegno, se in questo caso si fosse mai servito di materiale particolare. Spiegammo anche che avevamo trovato un blocco con quelle caratteristiche e quella marca. Nello stesso tempo io personalmente mi ricordo che presso l'ingrosso Mugnai di via San Gallo, che è vicino alla questura, che è uno dei più grossi esperti, credo, di carte esistenti in Europa, chiesi degli accertamenti su questo tipo di blocchi. E quindi cominciarono a nascermi i primi dubbi, perché insomma lui riuscì a dirmi che era prodotto in Germania dalla, mi pare, Hans Schneider, adesso non ricordo bene, e che comunque non è che fosse in vendita in lui Italia. Non lo aveva? No, lui non lo aveva, ma non gli risultava neanche. Non l'aveva mai visto? No, non lo aveva mai visto, però riuscirono tramite i loro contatti commerciali ad attuare quello. Ad escludere che ci fosse. Poco tempo dopo mi arrivò, un accertamento che era stato fatto preliminarmente dalla polizia tedesca interessata dal consolato di Germania, molto accurato e rapido. Cioè lo fece fare direttamente ai tedeschi? Sì, tramite consolato. Esatto. Si
quali mi dissero che per l'appunto una delle vittime, e per l'esattezza Meyer, era studente, aveva studiato disegno, arti figurative, e che si serviva preferibilmente di blocchi da disegno di un certo tipo, di una certa qualità, piuttosto pregiati, quale era questo blocco qui. E a riprova di ciò ci dissero che la sorella conservava come memoria del fratello un blocco più grande, ma della stessa marca, identica, non identico, era più grande, la stessa marca identica. Della stessa marca, sì, identica marca. Bene, era la marca. E anzi, nella circostanza ci mandarono una fotocopia di quello più grande che aveva la sorella, di quello più grande che aveva la sorella. Lei, mettendole accanto una all'altra, vide che era Skizzen in tutte e due. Skizzen Brunnen. Questo secondo blocco poi lei l'ha acquisito? Questo secondo blocco poi l'ho acquisito. E negli atti come... Sì. Ora... È uguale, a sì. Parte le dimensioni. Allora, nella circostanza venni anche a sapere, poi nei giorni immediatamente successivi, credo, venni anche a sapere che la vittima, il Meyer, che era un po' fissato, ecco, con gli oggetti che usava, insomma. Questo lo diceva la sorella? Sì, sì. I parenti? Esatto. La sorella, oltretutto, ci indicava anche che lui si serviva a Osnabrück, perché loro vivevano a Lenford, vicino a un paesino, non so, un villaggetto, a Osnabrück, e si serviva in alcuni negozi di Osnabrück che erano specializzati per questi oggetti, e ci disse anche che aveva una preferenza per tre tipi di marche di oggetti, di matite da disegno, e per l'esattezza erano le Stabilo, i Faber-Castell e le Staedtler. Comunque sono marche molto comuni queste, a differenza dello Skizzenbrunner. No, non particolarmente, perché feci fare un accertamento a coloro che commercializzavano i prodotti. Fra le altre cose avevamo visto, non sequestrato ancora, una scatola di pastelli Faber-Castell, da 12 pastelli credo, e scoprimmo che quel tipo di pastelli dal 1979 al 1984 erano stati venduti in Firenze, ne erano state vendute 72 scatole in Firenze e molto poche in tutta la Toscana. Firenze, negozi di Firenze ben indicati. Quindi era un, dice lei, dal suo accertamento, feci fare questo accertamento, che si trattava di un tipo di matite un po' particolari per, sì, per esperti, insomma. Questo era il risultato. Ecco, un tipo di matite per esperti. E in effetti, no, non solo, ma precisò anche i tipi. Se le consente, prendo. Sì, grazie. Non so se abbiamo la foto di questi. Appunto, perché è già citata come testa. Avvocato, è citata come testa? Quindi è citata come testa. Quale articolo è? No, sto dicendo. Che pone questo divieto, ce lo dico. Bene, grazie Presidente, così mi evita. Non è una dichiarazione che lui ha ricevuto dalla signora? No. Dalla testimone? No, è un accertamento che fu fatto al consolato di... Sequestrati a Pacciani, esatto. Se sono, non abbiamo in questo momento. Beh, vabbè, se volete li prendiamo, sono nel paldone 2. Comunque, nella circostanza, ecco, quindi. Prego, mi fermo. E nel frattempo, ecco, questi erano dati che avevamo acquisito in quel momento. Nel frattempo, io avevo fatto ricercare con il microscopio a scansione del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica tracce di eventuali scritture precedenti quelle che erano visibili sul blocco da disegno.
Le tracce di scritture precedenti, quelle visibili sul foglio da disegno, ci faceva capire che sul primo foglio di questo blocco c'era almeno un altro foglio. Questo lo vedete voi dal blocco che avete portato via in seguito? No, questo lo vediamo dal blocco, ma vediamo attraverso il microscopio. Sa che quando si scrive su un pezzo di carta... Rimane il calco. Se rimane impressa la scrittura sulle pagine precedenti. Se la carta è sufficientemente sottile si riesce a leggere fino a 4, 5, 6 fogli sotto con un apparecchio idoneo. Se la carta è molto grossa e porosa, come era il caso del blocco Schizenbrunnen, che erano fogli e per questo era pregiato quel blocco, perché era una carta molto buona, e la sovrimpressione, cioè le tracce, si potevano rilevare soltanto a una distanza di minore, sono 2, 3 fogli, 4, ecco, comunque sempre con... E nella circostanza scoprimmo che c'erano tracce su un foglio che era già scritto dal Pacciani. Sul blocco che abbiamo visto. Sul primo foglio del blocco ci doveva essere sicuramente un'altra annotazione fatta dal Pacciani. Su un foglio forse buttato via. Su un foglio precedente e annotazione che era datata con una data che successiva alle date apposte, cioè questo sfalsava la cronologia, cioè, degli appunti. Il foglio più vecchio era sopra e il foglio più nuovo era sopra. Signor no, il foglio più nuovo era sopra, quello mancante, e i fogli più vecchi dopo. Quindi proprio, cioè, al contrario. Insomma, esatto, proprio al contrario. Cioè, quando io segno qualcosa in ordine cronologico, scrivo 1990, poi 1991, poi 1991, cioè, questa era analogica. Invece là era il contrario, quel foglio che mancava, quel foglio fantasma, ecco, era datato 1991. Così si vedeva dal calco. Nel corso del, ecco, quindi chiedemmo un ulteriore 1991. 1981. 81, sì, certo. Allora, siccome ho fatto l'esempio mi sono poi... Quindi faceste un ulteriore terzo... A questo punto noi chiedemmo di integrare quella perquisizione, chiedemmo una nuova perquisizione per rintracciare questo, che la cui presenza era certa, insomma, che esisteva, la cui esistenza era certa, e altri eventuali fogli scritti dal Pacciani o da altri. Recuperammo in effetti un foglio solo. Nello stesso posto identico dove era il blocco? Lo può leggere, grazie. È la perquisizione ultima del 13 giugno. Se ha il verbale, se no ce l'ho qua io. La pregherei, perché... Sì, la stessa stanza, la stessa stanza di dal salotto. E lì trovaste anche le matite? No, non tutte. Ecco, non tutte. Le matite almeno sembra che sono disseminate in posti diversi, da posti leggere diversi. Quel verbale. In compenso la confezione completa, nuova, di pastelli da disegno Faber-Castell si trovavano nell'anta sinistra della credenza bianca del garage di Piazza del Popolo 6. No, momento. Due matite Faber-Castell le trovammo lì. La confezione la trovammo in un mobilino verde posto nel locale sottoscala nel retro del garage anzidetto. Ho detto, ecco, che il garage aveva un retro a forma di in cui c'era di tutto. E quindi sequestraste anche questi oggetti. Facciamo anche un accertamento sulla epoca di produzione di questi pastelli. Voglio essere preciso, quindi se consente mi prendo i miei appunti. Erano prodotti?
in Germania anche questi? Dunque, questi erano stati prodotti. Scusi, dottor Perugini, è meglio che legga il verbale che lei ha, non i suoi appunti. Il verbale che lei ha è autorizzato a leggere. No, il verbale che lui ha fatto. È autorizzato, sono verbali. Mi scusi, se vuole glielo copia. Non sono annotazioni, sono verbali, questi dati emergono da alcuni accertamenti che io feci su un memoriale spedito dal Pacciani il 30 giugno 92 e dice. Ecco, no, non ho la copia del memoriale, però io facevo accertamento sulle sue cose. Per quanto attiene la provenienza delle matite di marca Staedtler, Stabilo e Faber-Castell, di cui egli parla, eccetera, eccetera, c'è un accertamento a parte, che era quello che dicevo le 73. Almeno per quanto riguarda le scatole da 12 matite colorate Faber-Castell, è improbabile che possa averla acquistata, come diceva lui, nelle edicole di San Casciano e dintorni. Infatti, riferisce le cose dell'imputato. Voi chiedeste sì, certo. Se per caso, ecco, vediamo. Noi verificammo contestualmente alle sue dichiarazioni, quando noi chiedemmo nel corso della perquisizione, diciamo, queste dove le ha prese? Ah, dice le ho prese nelle edicole. Vabbè, qua. Voi comunque, indipendentemente dalle sue dichiarazioni, faceste questi accertamenti. Dalla base degli accertamenti emerge che questo tipo di articoli prodotto a Norimberga negli anni compresi fra il 74 e l'84, epoca in cui la produzione venne proseguita poi in Brasile, era ed è importato in quantitativi assai modesti e commercializzato in pochissimi negozi. Vabbè. E il processo di Norimberga bis, se per fortuna siamo meno imputati. Oh, questa affermazione della commercializzazione in pochissimi negozi è perché poi ho la lista fatta che mi fu inviata, io la richiesi al rappresentante di questi prodotti in Italia, che mi mandò una lista non soltanto dei negozi in tutta la Toscana in cui erano stati venduti questi prodotti, ma anche quante scatole ne erano stati venduti. Quindi per lei ogni ha negozio. Fatto la verifica sia nei negozi di San Casciano sia al rappresentante per l'Italia e quante ne aveva venduti in Toscana e a Firenze. Esatto. Bene. Fu sequestrato altri oggetti in quindi trovammo questo foglio, trovammo questo, furono sequestrati altri oggetti, alcune giacche, e furono sequestrate cose apparentemente non importanti. Comunque ma sono lì nel verbale di sequestro. Sì, esatto, cose che sono nel verbale di sequestro, fra cui 10 fotografie a colori relative alla città di Amsterdam, che costava, cioè aveva segnato un prezzo di fiorini 1,75, edite da Bergman. Anche su queste poi facevamo un accertamento per scoprire chi le aveva fatte, quando erano state commercializzate e fino a che data erano state commercializzate, da chi, se erano state poi riprodotte, se erano state commercializzate le riproduzioni e dove. In Italia. All'estero. E cosa venne fuori? In Italia, no. Credo di aver l'accertamento, no? Cioè praticamente di queste la corte non ce l'ha, quindi o l'accertamento lo ricorda lei oppure può consultarlo, altrimenti non è possibile riferirlo. Un attimo soltanto, perché quello è sempre in relazione. Anche noi abbiamo notato il prezzo sopra, però naturalmente poi ci fermiamo lì. Allora mi scusi, ma è qua una montagna di accertamenti soltanto su. Se ha bisogno di qualche minuto. Una cosa. In fondo. Sì. Avrei bisogno di un attimo. Possiamo interrompere 2 minuti? Diciamo, posso proseguire e poi vi do i dati. Sì, prego, faccia pure. Vediamo se perde troppo tempo. Allora, poi troviamo dei rasoi elettrici, marca Brown, con matricola semicancellata,
feci esaminare col microscopio a scansione anche questi, ma la matricola si ricostruì soltanto parzialmente. Comunque non fummo in grado dalla Brown di ricavare il negozio che li aveva venduti, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente inutile come... ci curiosì perché l'imputato si faceva all'epoca la barba col rasoio alla mente. E poi c'erano altri, un quadernetto, vabbè, così via, insomma, un pochino di cosine che ci, sulle questo quali ci interessava. Ah, e sequestrammo in quella circostanza anche la Truss perché la Truss aveva una come si chiama? Una clip che serviva a chiudere la cerniera, che aveva un nome tedesco, adesso non ricordo esattamente quale. Facemmo accertamenti anche sulla commercializzazione di quella Truss, ma non arrivammo a nulla. Facemmo accertamenti sulla commercializzazione di quella cerniera, scoprimmo che era effettivamente tedesca, ma che veniva commercializzata anche in Italia, a Milano, quindi ci fermammo lì. Bene. Dunque, il foglio che noi ricavammo da quest'ultima perquisizione lo passammo al microscopio a scansione. Il foglio ultimo del blocco. Il primo. Ultimo nel rinvenimento, il primo del blocco. In ordine di fogli. Lo passammo con il microscopio a scansione per molti giorni, per molto tempo. Lo mandammo anche a Roma, però il risultato migliore lo ottenemmo con le apparecchiature del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. E ricostruimmo... C'è una consulenza tecnica poi in atto, sì, del dottor Denato, e nel caso sentiremo lui. Cosa ricorda lei? Io ricordo che sulle sovraimpressioni, perché noi non cercavamo, non avevamo bisogno di leggere quello che era stato scritto dall'imputato, quello lo avevamo già letto. Avevate sul foglio sottostante, l'originale sovraimpressione. Cercavamo di capire cosa ci fosse scritto sul foglio che precedeva o sui fogli che precedevano, e trovammo qualcosa che era stata scritta dall'imputato, ma insieme alla scrittura dell'imputato trovammo dei grafemi che erano assolutamente difformi dalla grafia dell'imputato. E nella circostanza cercammo di confrontarli con le scritture di Meyer e di Rusch, con cui campione ci eravamo fatti inviare attraverso il consolato tedesco per fax. A quel punto decidemmo che era il caso di andare in Germania per proseguire gli accertamenti sugli oggetti rinvenuti, e naturalmente pensammo che fosse opportuno farlo anche in Francia per integrare gli accertamenti, per vedere se per caso quegli oggetti provenissero da qualche scena di uno degli 8 duplici omicidi. E interpellammo anche i parenti delle vittime. Soprattutto sui Monili? Soprattutto sui Monili. Le vittime anche italiane? Sì, esatto. In Francia non riuscimmo mai ad andare, i francesi... Non vi hanno dato la collaborazione? No, preferirono fare la rogatoria loro. Adesso è in atti la rogatoria. Non è vero, hanno detto, gli hanno fatto vedere i Monili alle sorelle. Sta dicendo non l'hanno fatta loro. Calma. Dicendo che non li hanno fatti andare. Preferirono fare la rogatoria loro. Non ho capito perché si inalbera. Non la rogatoria l'hanno fatta loro, ci sta dicendo io, dottor Perugini, non posso riferire. Bene, non ho capito che bisogno avanti, ci abbiamo di inalberarci. Andiamo avanti. E dire non è vero. Un teste parla e la difesa non è vera. Non polemizziamo. No, polemizzo, e perché sta parlando e dice non è vero. Pubblico Ministero, perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, lasciamo finire il dottor Perugini, che perché noi abbiamo veramente finito. E invece i tedeschi ci fornirono la massima collaborazione fin dall'inizio, e prendemmo accordi
presi accordi per andare a Osnabrück, che era il centro più vicino, era strategicamente collocato in modo più opportuno rispetto ai due posti dove dovevamo recarci, che erano Lemford, molto vicino a Osnabrück, e Cuxhaven, che è sul mare del nord, e in bassa Sassonia. Vabbè, e gli atti sono... Dove viveva la mamma di Rusch. Sono a disposizione della corte, dottore, quindi i risultati possono essere direttamente utilizzati. Io non ho altre domande al dottor Perugini su tutte le perquisizioni effettuate, per cui non ho altre domande. Avvocato Colao? Prego. Dottore, scusi, riguardo al vocabolario, sì, al vocabolaretto che è stato trovato in casa del Facciani, dunque era vocabolario dal tedesco all'italiano? Italiano-tedesco, no. Italiano Italiano-tedesco. Italiano-tedesco. Lei accertò se i familiari del Facciani studiavano il tedesco? Non mi risulta. O il Facciani? Se lo studiasse il Facciani, non lo so, lui non me l'ha mai detto, però sono piuttosto convinto che le figlie non abbiano mai studiato lingue straniere. Non l'hanno detto? Non l'hanno detto, no. Senta, dottore, riguardo ai criteri di sorveglianza discreta che lei in qualità di dirigente dell'indagine aveva disposto... Può parlare più vicino al microfono, sì, per cortesia, avvocato. Dicevo, riguardo alle indagini di sorveglianza personale, no, discreta, che aveva disposto nei confronti del Facciani, e questa sorveglianza come avveniva? Era vista o era piuttosto elastica? Ecco. Noi avevamo disposto un servizio di intercettazione ambientale e telefonica, naturalmente, che era fisso, ed era, il cui nucleo era rappresentato da tre agenti donne della Polizia di Stato, Scirocchi Lidia, Nunzia Dina Mantini e Paola, lapsus della mente, Paghino, Paola Paghino. Loro, avevano questo compito di intercettare 24 ore su 24 i Facciani, lo hanno fatto per mesi, e la loro attività veniva integrata, perché anche loro dovevano dormire ogni tanto, da alcuni elementi aggregati per l'occasione alla SAM, i cui nomi sono indicati, venivano supportati da due agenti della direzione centrale della Polizia Scientifica di Roma, quelli che hanno prestato la loro testimonianza stamane, più due agenti, sottufficiali della Criminal Pol di Firenze, che avevano anch'essi una funzione di supporto a questo tipo di attività. Inoltre c'era personale del ROS, dei carabinieri, in particolare il maresciallo Frillici e l'assistente Antonello Scano. Insomma, c'era la stazione carabinieri di San Casciano. Diciamo, il servizio si integrava, girava intorno a questa osservazione. Per quanto riguarda i servizi di pedinamento, i servizi di pedinamento venivano svolti preferibilmente da queste persone che non erano mai state viste sul posto e che potevano, le cui facce fuori dall'abitato di Mercatale non destavano nessun sospetto, ed erano questi due agenti della Polizia Scientifica, ma spesso, anche perché la consuetudine porta a un calo dei sospetti, spesso se ne occupavano anche le agenti che procedevano all'intercettazione ambientale e che erano sotto copertura come studentesse in quella zona. Io le avevo fatte andare lì prima della scarcerazione dell'imputato perché la gente del paese si familiarizzasse con le loro facce, perché in un paese piccolo come Mercatale tre persone che compaiono all'improvviso avrebbero potuto destare sospetto. Quindi loro iniziarono questa loro presenza
ancora prima dell'attività di intercettazione, ancora prima che l'attività di intercettazione avesse inizio. Scusi, però lei ha detto che quando andò a Roma ci fu il ritrovamento dell'asta di Ramolla. Non ci fu nessun ritrovamento, fu mandata. Non c'era, no, quantomeno venne fuori l'asta di Ramolla. Sì. Lei però era a Roma in quel periodo, no? Adesso non ricordo. Quindi quando furono le disposizioni in quel periodo? Ci fu una smagliatura? Che ci fu? I pedinamenti furono conservati anche in quel periodo o no? Un momento. Rilevammo, ecco, allora lei mi vuol far parlare, dovrei entrare nel discorso di inserzione. Noi rilevammo che, e lo rilevammo perché era un fatto estremamente strano per noi, ci attirò la nostra attenzione, che il Pacciani era uscito insieme alla moglie, alla Magna Angiolina. Era strano perché l'Angiolina non usciva mai, insomma, quando c'era lui. Come lo rilevammo? Lo rilevammo perché, lo rilevammo da intercettazione anche, da intercettazione integrata da osservazione e pedinamento, perché una delle agenti seguì il Pacciani e la Magna Angiolina mentre andavano, credo con delle buste di plastica, verso la località Crespello. Poi, per non destare sospetto, non gli seguì oltre, insomma, tornò indietro la gente. Comunque c'è una relazione a questo proposito. Dottore, scusi, lei parlò che questo è un omicidio seriale e disse che in Italia è una serie di omicidi, quindi sono cosiddetti seriali, no? Anche il capo oggetto dell'imputazione. E lei disse che in Italia non si erano mai verificati omicidi del genere? No, individuati per tali, no. Però lei aveva esperienza, non posso escludere, non acquisita in America, o sbaglio, di questo tipo di... Ci può definire il comportamento io faccio una distinzione estremamente precisa fra esperienza e studio. Io non ho esperienza, tranne il caso dei duplici omicidi commessi in provincia di Firenze, perché per me l'esperto è quello che si trova col problema e lo investiga. Gli altri sono studiosi, sono ricercatori. Negli Stati Uniti c'è uno staff che appositamente ha studiato il fenomeno, non solo negli Stati Uniti, sono dislocati anche altrove perché sono stati addestrati lì, in Olanda per esempio, e in altri paesi, in Australia, che studia il fenomeno